un altro intervento che ha un carattere un po' speciale, di durata di 2 ore, dalle 15.30 alle 17.30. Si tratta di un laboratorio, quindi non sarà, diciamo, un intervento unico, ma sarà un simulario, diciamo, di colloquio di gruppo. Abbiamo, diciamo, assieme a Ecipar e quindi Elisa Bianchi, valutato così, provato, ecco, questa cosa, una modalità piuttosto nuova, anche di fare il colloquio di gruppo in modalità online. È una cosa che non avevamo noi mai provato, un'esperienza nuova per tutti. L'avevamo pianificata nel mese di giugno in presenza, ma ovviamente non c'è stato modo, e quindi tentiamo questa modalità. Alcune piccole, diciamo, indicazioni. Le persone che seguono, quindi adesso i circa 150 spettatori che stanno seguendo questa diretta su YouTube, seguiranno ovviamente la diretta e non potranno, diciamo, con i microfoni o con le telecamere interagire. Potranno solamente dalla chat eventualmente fare domande. Al contrario, alcuni studenti che si sono candidati a questa iniziativa sono stati invitati alla partecipazione attiva all'evento e quindi svolgeranno effettivamente il colloquio di gruppo e sono già, vedo, in parte collegati. Quindi io lascio la parola chiaramente a Ecipar e quindi a Elisa Bianchi, che grazie, chiaramente descriverà le modalità di questa cosa piuttosto nuova, e anche agli invitati chiarirà cosa devono fare, quando devono attivare la telecamera piuttosto che il microfono, eccetera, eccetera. Okay. In bocca al lupo. Viva il lupo, si dice così adesso, giustamente anche ritengo. Allora, grazie Emiliano e un saluto a tutti. Quindi io sono Elisa Bianchi, sono qui appunto come Ecipar Ferrara. So che questa mattina qualcuno, non so se tutti avete partecipato anche alla presentazione, diciamo, di CNA dei nostri servizi, tra cui appunto anche i servizi di Ecipar dell'area lavoro, e quindi diciamo sono qui a cercare di dare anche un'impronta molto pratica al nostro intervento. Ecco. L'idea era appunto quella di fare una simulazione del colloquio di gruppo. Non so se tutti mi presenti in questo momento hanno seguito già le parti precedenti relative, diciamo, alla gestione del curriculum e del colloquio individuale. Se sì, in questa maniera, diciamo, avranno anche una completezza, ecco, di informazioni rispetto, insomma, a quello che dirò io, altrimenti, insomma, può essere anche un'interessante esperienza a sé stante. E ci tengo comunque a dire fin da subito che sarò disponibile comunque per chi vorrà approfondire un po' le cose, le esperienze che approfondiremo, di cui parlerò oggi, anche via mail, perché comunque sì, ecco, 2 ore di tempo per simulare, insomma, il colloquio di gruppo non sono tantissime. Il colloquio di gruppo, vedremo, è un'esperienza, diciamo, molto strutturata, che prevede delle fasi, delle tempistiche, un numero di persone, e quindi, diciamo, per poterlo svolgere al meglio serviva un po' più di tempo. Ma quello che per me è l'obiettivo di oggi, vorrei che voi usciste, diciamo, da quest'aula virtuale con questo, è quello di poter toccare un attimo con mano l'esperienza in modo da non arrivare impreparati qualora vi dovesse capitare appunto di fare un colloquio di gruppo, perché un po' secondo me, ecco, premetto che io mi occupo di orientamento, di selezione, di formazione da sempre praticamente nel mio percorso di lavoro. Ho avuto modo di sperimentare il colloquio di gruppo, di farlo, di fare delle selezioni utilizzando questo strumento, e ho potuto notare che magari non tutte le persone avevano avuto modo di sperimentarlo in precedenza, e un po' magari l'effetto sorpresa a volte può giocare, diciamo, in senso negativo per chi non ha mai magari avuto modo di sperimentarsi, non sa che cosa si trova davanti. Quindi secondo me l'esperienza di poterlo simulare, di conoscere prima di fare, che poi è sempre una buona cosa, permette poi anche di migliorare la propria performance durante la selezione.
Farlo virtualmente è un po' una sfida anche per me, dico la verità, perché in origine e l'ho sempre fatto in presenza, però proprio perché questa non è una vera e propria selezione, ma è una simulazione, ho ritenuto lo stesso di tentare di farlo comunque, di farmi sperimentare delle tranche, dei passaggi di questo processo, proprio perché così potete intanto sperimentarlo. Poi è chiaro che sono tutte cose che andrebbero riviste, riformulate, approfondite, ma per questo mi rendo anche disponibile appunto tramite email. Che cosa facciamo? Perché voglio entrare appunto subito nella situazione. Io vi appunto mostrerò degli strumenti che sono gli stessi che vengono presentati quando si è in presenza del colloquio della selezione di gruppo. Questa cosa consiste in una fase individuale. Quindi io vi darò una prima prova che ciascuno di voi dovrà appunto svolgere individualmente. Non vi voglio dire altro perché è un po' così che funziona anche quando si fanno questo genere di colloqui e preferisco magari trattare un po' i contenuti e le spiegazioni alla fine. Prima preferisco farvelo provare. Quindi c'è una prima parte individuale dove ciascuno di voi si troverà, diciamo, una situazione, un contesto da leggere, da conoscere. E poi avrà una prova da svolgere individualmente che è ben descritta all'interno del documento che vi caricherò. Quindi semplicemente si tratta di fare quello che è indicato nei tempi che appunto sono indicati. Successivamente, fatta questa prima parte, ci sarà una parte comunque sia di gruppo e dovrete interagire tra di voi. Ecco, qui è anche la sfida perché siamo in una modalità online, siamo in una modalità virtuale, ma credo che possa essere una sfida in più proprio in questo momento storico in cui comunque capiterà sempre più spesso anche di dover fare degli incontri, delle esperienze, dei gruppi di lavoro anche attraverso, diciamo, la modalità online, come stiamo facendo noi ad esempio a Ecipar già da tempo, come stanno facendo un po' tutti. Quindi anche la capacità di essere efficaci da un punto di vista comunicativo attraverso lo strumento comunque sia della videoconferenza, secondo me diventerà un valore aggiunto anche di valutazione per chi dovrà anche selezionarvi, quindi ma non so se vi capiterà, ma il fatto comunque di porvi in relazione in un'aula virtuale con altre persone, di essere efficaci nella comunicazione in questo, secondo me potrà essere, diciamo, un elemento anche di valutazione e di selezione per le persone. Quindi ecco, in questa seconda parte di gruppo vi troverete a dover interagire tra di voi. Ovviamente è una simulazione, quindi io vi farò un po' da moderatrice, vi aiuterò, cosa che in una selezione ovviamente non succede, ma insomma cercherò, insomma, di facilitarvi, perché questo comunque è un'esercitazione, non è una selezione vera e propria. Detto questo, io volevo capire allora quante persone ci sono e che quindi parteciperanno attivamente. Direi che siamo in collegamento in 10, ma non credo tutti i partecipanti, perché trovo anche il professore Emiliano, trovo Paola Fagioli che conosco e saluto. Quindi direi che non siete tantissimi rispetto al gruppo che dovevate essere iniziale, al gruppo iniziale. Quindi io allora vi chiederei comunque sia di fare un giro di tavolo, chiamiamolo così, durante il quale magari mi dite semplicemente il vostro nome e l'età che avete e anche qual è la vostra formazione, il vostro ambito di studio, in modo tale che mi faccio comunque un'idea delle caratteristiche della classe e anche di quante persone siete effettive che partecipate. Quindi io magari quando io termino di parlare, come in questo caso, spengo il mio microfono in modo tale che poi ciascuno possa accendere il proprio e facciamo un giro e vediamo un po' anche come funziona l'audio. Magari se avete anche la videocamera disponibile mi piacerebbe anche vedervi e quindi insomma vi do un attimo la parola, ma proprio un giro di tavolo veloce. Grazie.
Partite pure voi a presentarvi perché uno degli elementi che vedremo anche in questa esperienza è anche un po' il vostro spirito anche di iniziativa, no? Che è uno degli elementi che si vanno a valutare proprio quando si fanno colloqui e selezioni di questo tipo. Quindi prego, io vi vedo quasi tutti, direi, e quindi presentatevi. Inizio Ciao. io. Ah, Vai, vai. No, vai, prego, prego. scusa. Ok, allora, ciao a tutti. Io sono Lucia, ho 25 anni e sto terminando il mio percorso di studi in lingua e letterature straniere, la magistrale qui a Ferrara. Mi manca un esame. Prego. Grazie. Ciao a tutti, mi chiamo Elisa, ho 17 anni, quindi frequento ancora le scuole superiori. Frequento l'Istituto Copernico Carpegiani e faccio l'indirizzo Meccanica, Meccatronica e Energia. Ciao a tutti, sono Edoardo, laureato nel 2000, in Scienze della Comunicazione nel 2016, ho 28 anni, quindi sono un pochino più anziano di alcuni di voi. Attualmente faccio l'impiegato logistico in Eurovo, quindi mi occupo di spedizioni tramite il SAP, quello che è gestione merce, gestione reclami, tutti in mano mia. E faccio questo per vedere se qualche azienda comunque fa caso mio. Buonasera, sono Marco Manzari, 33 anni, iscritto alla laurea magistrale in ingegneria civile a Ferrara. Ciao a tutti, sono Marco Cocoruto, mi occupo del settore motorio, sono iscritto alla magistrale di scienze motorie qui a Ferrara, già laureato alla triennale di scienze motorie e ho qualche esperienza per quanto riguarda nei miei anni di studi, anche esperienza lavorativa sia nel mio settore che in altri ambiti. Quanti anni hai, Marco, che me la sono persa? 33. 23. No, mi scusi. 20, 23. No. Non sono sbagliato io, scusate. Allora. Scusa Elisa, ci sono anch'io. Se mi dici esco dall'aula, non vorrei portare via il posto a nessuno, dimmi tu. No, Paola, volentieri, anzi mi ero dimenticata di dirti che ci sarei stata, quindi Va bene, benvenga. Anche se sono sono rientrata oggi. contenta di vederti. Ok, però dimmi se preferisci o Nessun esco. problema, Paola. Più che Va altro bene. mi sembra di non vedere altre persone partecipanti. Vedo un Francesco Pizzolante, non so se è uno studente che deve partecipare. Altrimenti io ho segnato Lucia, Elisa, Edoardo e due Marco. Vi torna anche a voi. Ok, quindi siete cinque persone, insomma, non tantissime, ma così forse riusciamo anche a fare un po' meglio. In questo caso, diciamo, ci sono pro e contro. Diciamo che, allora, intanto il colloquio di gruppo, effettivamente, cinque persone, anche in una situazione reale, non virtuale, è un po' un numero minimo, diciamo così, nel senso che in genere sono tra le 6 e le 12 persone, non più di 12, perché altrimenti invece diventa troppo un po' confusivo. Mi aspettavo più persone da quello che avevamo detto, ma non c'è nessun problema, perché, ripeto, questa è una simulazione, è un'esercitazione anche, e quindi avrete sicuramente modo magari meglio di lavorare insieme, di farmi anche delle domande e riuscirò ad essere anche più puntuale eventualmente in quello che vi dirò. Ma avete voi qualche domanda adesso prima di iniziare, qualche dubbio? Ditemelo, altrimenti per me possiamo partire. Quindi se nessuno interviene, diciamo che per me è ok, altrimenti. Ok, mi vedo tutti. È entrato qualcuno probabilmente, perché ho sentito un rumore. Ma
Allora, adesso cercherò di essere il più tecnologica possibile e vi carico quindi la parte individuale di questo nostro colloquio. Quindi adesso entriamo in modalità proprio simulazione e quindi vi mando questo file, quindi voi leggete e fate come è indicato sul foglio. Allora, io dovrei mi dovete dare un attimo perché io non ho mai utilizzato questa piattaforma. Allora, se io volessi caricare un file, per esempio, Elisa, vai su presenta ora. Presenta ora. Ed è sulla destra, sì, in basso. Lo vedo. Il tuo vado sul mio schermo intero. Vai sullo schermo intero, è entrata un'altra ragazza, Aurora La Rocca. Va bene. Okay. E poi cosa devo fare? Condivido. E poi tu vai il tuo schermo intero, te lo apri e gli clicchi su due volte, fai già il collegamento. Brava, ottimo. Ok, però io come faccio poi a sintonizzalo e apri il tuo e noi vediamo il tuo. No, allora adesso ce la farò, dovete perdonarmi un secondo perché non è la piattaforma che io utilizzo solitamente. È vero. E quindi per me è così, quindi condividi. Voi okay. Vedete? Ok, stai presentando. Poi apri il tuo, vai tranquilla, apri la tua scheda. Ok, quindi qui voi vedete tutto? Noi stiamo vedendo tutto. Benissimo. Anche il tuo desktop. Benissimo. Perfetto. Ci siamo. Allora, quindi la parte che volevo farvi vedere è la prova individuale. Eccola qua. Perfetto. Quindi qua voi vedete un file. Stiamo vedendo la spedizione Artica. Benissimo, quindi però non riesco a caricarvi e ad allegarvi il file, suppongo, su questa piattaforma, vero? No. Che era quello che volevo fare. Va bene, allora ve lo scorro piano piano in modo tale che voi possiate leggere. Comunque sia, ce la facciamo in un qualche modo, dobbiamo adattarci una prova di flessibilità anche questa. Quindi, comunque Elisa, se ognuno di noi, se tu lo metti ognuno di noi con lo stampa, se lo salva, se lo guarda sul suo computer, se fai meglio. Ah, ok. Quindi, allora, solo che non riesco a farlo stare in un'unica pagina sostanzialmente, perché così mi è grande. Non so. Aspetta che provo a zoomare di meno, tac, 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 così. Esatto. Esatto. Ok, così c'è scritto tutto, quindi se riuscite a fare uno stamp di questo. Se io voglio vedere voi. Ok, e poi c'è una seconda facciata, che è questa. Provate a fare lo stamp anche di questo. Ok. Poi se io voglio ritornare con voi, come faccio? Interrompi condivisione. Che non vedo dove si trovi sostanzialmente. Adesso te lo dico. Fammi vedere. Ah, sono qua. No, dai, qui interrompi. Sono, scusate, che avevo aperto un'altra cosa. Eccomi qua. Quindi avete fatto lo stamp tutti? Io sì, non so gli altri. Io no, perché non ho la stampante, cioè non funziona più. No, non riesci a fare uno screenshot della pagina, Edoardo? Ci sta, proviamo. Perché il computer qua è vecchio e... Perché non vedo più il foglio, non vedo più il foglio, però non vedo più... Sì, basta fare stamp col pulsante della tastiera.
No, la stampante però. Cioè, non funziona. Però fai stamp e poi lo copi in un foglio Word e così hai l'oggetto senza stamparlo. Se no, comunque lo lascio qua, guarda. Comunque procedete, tanto avete tutto. Edoardo, se non riesci a fare stamp o così via, leggi direttamente, lascio la condivisione comunque della prova, così tu puoi leggerla. E nemmeno io sono riuscita a stampare perché ho problemi col computer per ora. Va bene, dai. Leggete intanto la situazione e la prova individuale. Quando ci siete tutti mi date l'ok. Leggete. Non me lo più voglio. Ok. Buongiorno, sono riuscita a collegarmi adesso. Puoi ripetere cosa fare, per favore? Allora, adesso vedrai che ho condiviso il mio schermo, quindi ti trovi, diciamo, la descrizione di una situazione. La vedi? Sì, la vedo. Benissimo. Allora, leggi la situazione e la prova individuale. Quando siete tutti a quel punto, mi date l'ok che vi lascio gli oggetti che servono per fare la prova. Grazie. Prego. Però io faccio stamp, scusate, non mi si apre sul mio, non me lo fa copiare in quello di Word. Va bene, io ve lo lascio in visione, tanto siamo pochi e quindi se c'è qualche problema rimaniamo con l'audio in collegamento, me lo dite, anche se non vi vedo, vi sento e voi sentite me. Quindi quando diciamo siete tutti al punto dell'aver capito la situazione e la prova, vi lascio gli oggetti, che poi potete copiarvi su un foglio gli oggetti e ritornare alla situazione in modo tale che potete avere tutto sott'occhio. Io ho terminato di leggere, quindi quando bene. Gli altri finiscono possiamo andare. Tu sei? Marco. Marco. Marco 1, Marco 2 qua abbiamo. Direi che ormai dovreste esserci tutti con la lettura. Sì, anch'io ho finito. Ok. Ci siete tutti? Fatemi un cenno. No, un attimo perché ho rimasto. Edoardo, sì, eccoti qua. Ci sono. Benissimo. Adesso vi scorro la pagina successiva. Vi invito, visto che dovreste avere tutti da scrivere, a ricopiarvi su un foglio gli oggetti in modo tale che ce li avete sotto occhio e così io vi rimetto poi la pagina con la situazione in modo tale che se avete bisogno di rileggervi la situazione, di avere chiaro l'ambito in cui ci troviamo, il contesto, potete andarla a rivedere. Quindi magari ditemi quando avete ricopiato velocemente gli oggetti e così vi rimetto la pagina sulla situazione. Ma se poi... No.
guardando. Ci siete? No, mancavano le ultime due parole. Ok. Tullino, mezzo tupolo. Ok, adesso avete, immagino, scritto tutte le parole. Vi rimetto la pagina con la situazione in modo tale. Come mi mancano ancora, eccole qua. Siamo. Sì. Ritorno alla situazione così se vi serve rileggerla e tenete presente bene la prova individuale, tutto quello che c'è scritto nella consegna, perché è molto importante in queste prove leggere attentamente e fare quello che viene indicato. Questo è un suggerimento, che vi si accende una lampadina, dopodiché alla fine commenteremo questa cosa. Quindi da questo momento, che sono i 57, 10 minuti per fare la prova individuale. Prego. Così dovreste leggere tutto, ecco. Vuoi domare un po' sulla consegna, per cortesia? Grazie.
Io ho finito. Ok, attendiamo gli altri. Anche io ho finito. Cioè, un secondo gli oggetti, un secondo che me ne manca uno forse. Bene, anch'io. Ok, ho finito. Ok. Direi che c'è ancora qualcuno però, Finito anch'io. Anch'io. Va bene, quindi avete finito tutti. O qualcuno sta ancora terminando? Ok. Lucia, hai finito anche tu? Che non ti vedo, quindi... Sì, ho finito. Ok, va bene. Intanto saluto Aurora, che sei entrata dopo, vero Aurora? Ho preferito fare la prova e poi chiederti, insomma, anche a te, come ho chiesto agli altri, un po' la tua età e anche la tua formazione. Nessun problema. Ciao a tutti, mi chiamo Aurora La Rocca, ho 20 anni e sono al secondo anno di Scienze e Tecnologie della Comunicazione. Quindi siete un gruppo, diciamo, eterogeneo, sia per età che per formazione, e bene, sempre un valore aggiunto, ecco, che ciascuno può dare agli altri. Allora, non sto tanto appunto a dilungarmi, perché appunto adesso entriamo nella fase successiva. Quindi adesso ciascuno di voi ha la propria graduatoria, la propria classifica, ecco, fatta sulla base delle proprie considerazioni, e come potete immaginare adesso c'è la parte di gruppo e in questa parte di gruppo dovrete un attimo, vi caricherò la vostra prova, che questa volta diciamo è sintetica come parte scritta, ma che sicuramente invece è più elaborata da un punto di vista, insomma, del vostro lavoro. Quindi in questa fase i candidati, che siete voi alla nostra selezione simulata, dovranno trovare un accordo. Quindi dovete trovare un accordo sulla base delle varie classifiche che ciascuno di voi ha delineato sulla base delle proprie valutazioni, dovete trovare un accordo e accordarvi su un'unica graduatoria, un'unica classifica, trovando un accordo. Anche qui non vi dico altro, vi carico, diciamo, quella che è la prova in questo caso, e anche qui vi invito appunto a leggerla bene, e dopodiché
vi lascerò liberi di interagire, quindi ciascuno di voi si rivolgerà agli altri, insomma parlerete tra di voi. In questa fase io, a meno che non ce ne sia necessità, cercherò di rimanere ovviamente più fuori possibile, avrò la parte dell'osservatore, perché ovviamente l'osservatore in una selezione di questo tipo osserva le interazioni e quello che succede nel gruppo. Non vi do anche qua anticipazioni, ma preferisco alla fine del vostro lavoro, insomma, commentare direttamente quello che avrò visto, insomma, dalla dinamica che in questo piccolo gruppetto virtuale che evidenzierò. Quindi anche adesso, quindi vi carico, ho una mano alzata, la vedo, adesso sento e poi vi carico appunto la prova. Visto che dovete fare, scusa, finisco una graduatoria, quindi unica, gli oggetti sono sempre quelli, quindi ce li avete scritti, non sto a caricarvi un ulteriore documento con gli ulteriori oggetti perché sono sempre quelli lì, quindi a fianco in pratica della vostra graduatoria individuale che avete fatto dovrete mettere quella che sarà uguale per tutti che avrete definito sulla base della vostra condivisione. Marco, avevi una domanda? Dimmi. Sì, semplicemente la modalità di interazione, se dobbiamo alzare la mano, parlare per evitare di accavallarci nelle voci, soprattutto perché allora, siamo nella piattaforma. Allora, su questo io non dico niente, visto che non siete tanti, trovate voi il modo anche di riuscire a comunicare. Esattamente come avviene poi in una selezione in gruppo in presenza, in cui si parte anche lì. Credetemi, ovviamente non è neanche lì facile, nonostante ci sia in presenza, intervenire, non accavallarsi, dire le cose, riuscire ad esprimersi. Diciamo che qui siamo in una situazione virtuale, c'è il mezzo, diciamo, del computer che crea una sorta di barriera per certi aspetti, ma forse per altri no. Quindi, visto che non siete tanti, io vi inviterei a provare a gestire questa cosa in autonomia, ok? Poi se eventualmente vediamo che si genera troppa confusione, ci sono qua io. L'unico elemento, ma questo puramente tecnico, che vi do è che magari tenete sott'occhio la questione microfoni, perché chiaramente se tutti i microfoni sono aperti, a prescindere dal fatto che uno parli o meno, poi si sente molta confusione di sottofondo, ecco, quindi magari quello. Poi una regola, datevela voi, ok? Carico la prova, quindi ritorno, sono sempre nella mia presentazione, quindi chiudiamo questo, prova di gruppo. Rimpiccioliamo un po', la vedete tutti? Sì. Ok, leggete. E poi, una volta che avrete iniziato, io comunque ovviamente tolgo a questo punto la prova di gruppo e vado sulla vostra classe, quindi vi osservo, rimanete collegati in video perché così riesco un po' anche a cogliere un po' gli aspetti non verbali su cui anche poi avremo modo di parlare un attimo. Quindi leggete pure e quando ci siete vi tolgo il file. Avete letto, direi. Sì. Ok. Sì. Bene, quindi vi lascio la parola. Cosa avete messo per primo? Io ho messo l'accendino.
Anch'io ho messo l'accendino. Anche io. Io ho la torcia elettrica. Io i coprisedili. Perché i coprisedili? Guardate, quanti siamo esattamente? 7, credo. 8. 8. Sì, perché io ho fatto una tabella in Word in cui con 8 colonne in cui indicare per ogni oggetto la posizione data da ciascuno. Ah, ok, fantastica. Vi dico subito una cosa, perlomeno la mia idea, ma penso sia abbastanza azzeccata. Mettere all'ultimo posto la torcia elettrica, mi dispiace che qualcuno abbia appena detto che l'ha messa in testa, perché qui siamo oltre il circolo polare artico a maggio e quindi è sempre luce, il sole non tramonta mai. Esatto, non ci avevo pensato definitivamente. La luce, il buio è l'ultimo dei nostri problemi. E comunque, visto che abbiamo mezz'ora, se volete ogni tengo il tempo e ogni 10 minuti dico a quanto siamo arrivati, così ci rendiamo conto. Anche ogni 5. Cosa? Ogni 5? Anche ogni 5. Va bene. Ma quindi se la torcia l'abbiamo messa all'ultimo posto, al primo posto cosa mettiamo? Io lascerei l'accendino, poi mi sembra più la cosa più... infatti, anche io ho pensato l'accendino. È utile. E poi c'è freddo. Metti li scaldi. Io avevo pensato ai coprisedili proprio per questo, perché è freddo, così può proteggersi. E anche io ci avevo pensato, infatti rende sia se metterli alla fine o all'inizio. E in più anche il gomitolo di spago può aiutare a rotolarsi un po' con i coprisedili. A mano giù. Allora, io al primo ho messo il binocolo. Così io l'avevo messo come secondo. Vedere se c'è qualche punto di riferimento, qualcosa di abitato. Esatto. Beh, anche il mangiare, però. Anche il cibo, le noccioline. Sì, le noccioline. Noccioline le ho messe al secondo. Okay. Io al quarto. Io secondo me l'hockey perché accendono un po' se fatti di legno accenderei un fuoco, poi non lo so. Beh, anche per difesa, non sai che tipo di animali e quant'altro. È vero. Se fatti di legno potrebbe essere un po' per il fuoco, un po' per la difesa, sì. Poi dopo sì, ognuno ha la sua, giustamente. Giusto, giusto. Però andando avanti riassumiamo dove siamo arrivati anche, perché esatto. Così abbiamo un'idea per quelle che ci mancano. Quindi se Marco ha fatto un elenco, un attimo riassume, così che se siamo tutti d'accordo andiamo avanti, altrimenti vediamo su come metterci d'accordo per non perdere troppo tempo. Ok. Un attimo che adesso metto anche i nomi, la tabella. E se per perdere meno tempo uno dice il nome e noi lo scriviamo nella chat in che posizione l'abbiamo messo o qualcosa del genere? Vabbè, ha già fatto l'elenco con la tabella. Semplicemente chi non è d'accordo, secondo me, decidiamo di chiudere il microfono e controllare un attimo. Quindi per maggioranza possiamo dare come quello, come votazione, per evitare di scrivere troppo. Quindi se siamo tutti aperti col microfono, siamo tutti d'accordo alla tabella. Quindi leggi l'elenco che hai fatto e poi chi non è d'accordo blocca. Se è più della metà, allora si valuta il perché. Allora, vi dico la mia classifica o gli oggetti... Riesci a presentarlo? Vai. Così lo vediamo? Vai, non perdiamo tempo, leggi. La parola. Allora, dico le mie classifiche. 1, binocolo. 2, sacchetto di noccioline. 3, accendino a gas. 4, coprisedili. 5, matta da hockey. 6, gomitolo di spago. 7, borraccia vuota. 8, rullino fotografico. 9, buste di plastica. 10 tubo di gomma, 11 pacchetto di cucchiai, 12 torce elettriche. Domanda. Rullino fotografico per cosa? Perché, a parte comunque l'ho messo abbastanza, l'ho messo all'ottavo posto, perché... È il motivo per cui è uscito?
Scusa, pensavo avessi finito. No, perché se proprio deve andare a finire male, almeno posso lasciare delle prove di quello che è successo. E secondo me è la penultima, quindi, come cosa. Prima della torcia la penultima, perché a livello di sopravvivenza ci dice. Quindi il nostro obiettivo è la sopravvivenza, non tanto. Se già siamo morti non siamo più sopravvissuti, quindi va bene, sarebbe un bel ricordo, ma... Mi potete ridire cosa avete messo? Perché sono un attimo caduta con la connessione. Cosa abbiamo messo dove? Dai, che prima ripostavo... Magari di leggere l'elenco tutto, quindi così che senza dare tante spiegazioni, solo l'elenco. Vado quindi? Vi leggo l'elenco? Con la mia classifica. Allora, 1 binocolo, 2 noccioline, 3 accendino, 4 coprisedili, 5 mazze da hockey, 6 spago, 7 borraccia, 8 rullino, 9 buste di plastica, 10 tubo di gomma, 11 cucchiai di plastica, 12 torcia elettrica. Però, scusate, la borraccia vuota non ha molto senso. Ad una certa sicuramente avremo sete, quindi con la borraccia in qualche modo dovremmo riempirla con dell'acqua. Ma c'è il ghiaccio, troveremo. Sbaglio. C'è tutta la neve che vuoi. E il ghiaccio, la mettiamo nella borraccia. Non lo so. Io la userei in Scusa. Vai. Io la borraccia vuota. Posso? Vai. Grazie. Io la borraccia vuota la userei in un altro modo insieme al tubo di gomma. Siccome la macchina è guasta solo la batteria, vuol dire che la benzina dentro il motore c'è ancora. E non so, per rubare la benzina si usa il tubo, poi aspiri con la bocca e lo metti nella borraccia. Nel caso abbiamo l'accendino, possiamo usarlo se c'è freddo o non so. Così possiamo usarlo come contenitore della... Possiamo anche bruciare i coprisedili per fare una... Vabbè, la torcia, la luce ce l'abbiamo, quindi non ci serve. Però per il calore possiamo bruciare i coprisedili. Dopo abbiamo la benzina, il tubo di gomma e il contenitore. Benzina, accendino, sedili e coprisedili possiamo accenderli per riscaldarci se non riusciamo ad andare... Cioè magari forse intendevi questo, perché la benzina è fine a se stessa, così non ci serve. Cioè sicuramente per riaccendere un'altra macchina no, ma per riscaldarci forse è più... No, sì, infatti avevo pensato così. Ho detto di leggere l'elenco per capire dove eravamo d'accordo. Se lo leggiamo tutto, secondo me ha poco senso. Alla fine dobbiamo dare una classifica. Quindi è meglio che forse leggiamo il primo e chi non è d'accordo stacca il microfono. Quindi così che da andare avanti e decidere una classifica. Altrimenti stiamo troppo a dirci il perché di fare quella classifica. Non dobbiamo perdere l'obiettivo, secondo me. Poi se siete d'accordo possiamo andare diversamente, dite la vostra. Perché altrimenti quale classifica diamo alla fine? Quella che abbiamo detto. Però spiegando il perché capiamo. Esatto. Ok. Quindi Edoardo voleva dire un modo anche per discuterne, così vediamo. Ok. La classifica che tu dici al CD numero uno, chi è d'accordo rimane connesso, se no uno alza la mano, se è d'accordo alza la mano, possiamo fare così. E così via, insomma, 2, 3, 4, chi è d'accordo... Come volete? Okay. Vi do un'altra idea. Facciamo prima dei gruppi, diciamo, dei gruppi da 4 e poi quei 4 li mettiamo a posto. Va bene anche così, dai. Quindi dai, a 4 a 4. Va bene anche così, dai. Buona, perdiamo meno tempo, è ottima come idea. Gruppi da 4. Iniziare con i primi 4. Chi è d'accordo con i primi 4 e sistemare questo vuoi dire? Esatto. Sì, anche per me va bene. Anche per me va bene. Io farei i primi 4, poi farei gli ultimi 4, così abbiamo già sistemato e dopo scegliamo bene da cosa mettere in mezzo, cioè al centro. Ok, va bene. Ok. Quindi più importanti e meno importanti. Buona anche questa. A qualcuno non va bene? Però va bene. D'accordo. E via, iniziamo, i primi 4. Io ho messo accendino... Mazza da hockey, la torcia e la borraccia vuota. Abbiamo detto che la torcia
era l'ultimo. Serve... infatti. Che c'è sempre luce. Sicuramente in fondo. Grazie. Accendendo i primi, la... sono d'accordo. Magari come secondo mettiamo il sacchetto di noccioline. È sempre una fonte di cibo. Sì, sì, certo. L'unico che abbiamo. Esatto. Quindi buon accendino la prima. Accendino la prima. Sì, qualcuno... Sì. Qualcuno in disaccordo? Va bene. Ok. Nessuno? Bene, posso. Noccioline 2? Quindi 2, sì. Sì. Quindi accendino 1, noccioline 2, binocolo al terzo, può andare? Anche io concordo. Che i coprisedini anche. E la mazza aveva proposto. Però c'è sempre una scelta, cioè possiamo ancora scegliere. Quindi 1 e 2 li abbiamo sistemati, 3, quindi quali sono le variabili col 3? Mazza, coprisedili, binocolo. Io ho messo mazza, quindi. Allora, parliamo sempre di sopravvivenza, quindi secondo me prima la salute e poi cercare la soluzione dove andare. Quindi andiamo, secondo me, in ordine di importanza in questo modo. Quindi, Marco, allora metterei per chiudere il primo gruppo, copri sedili per scaldarci o fare da limite da combustibile e la mazza come arma di difesa. Oh, e scalerei il binocolo quinto. Ci siamo. Per me va bene. Quindi semplicemente ricapitolo. Anche per me. Anche per me. Sono d'accordo. Ok. Marco, hai la consegna della... La definitiva ce l'hai tu, perché è il foglio Word. Quindi rileggi le prime 5 e poi possiamo andare avanti. Allora, primo gruppo. Accendino, noccioline, coprisedili, mazza da hockey. Ok. Per me va bene. Binocolo per adesso è al quinto. Ok, avevamo detto di fare gli ultimi 5, decidiamo così oppure... Ok, sì, partiamo dal fondo. Facciamo i meno importanti. Io all'ultimo metterei la macchina fotografica, non vi seccate perché alla fine si fa una bella foto, se proprio l'estrema razza, dice, vuol dire che devo morire, allora mi faccio pure un selfie, va bene, ma... Quindi io quella la metterei come ultima, poi... Quindi ho la torcia elettrica. Anch'io ho torcia elettrica. La torcia elettrica, boh, sempre in testa a qualcuno gliela posso tirare, dice, ma è un animale, per difesa mi può servire. Anche la macchina fotografica? No, è un rullino. È un rullino. Ah, è vero, è un rullino. Allora sì. Quindi dodicesimo, 12 torcia, 11 rullino? Sì. Però consideriamo che lui era uscito con l'intento di fare le fotografie. E ad esempio vedendo... plastica. Tutto bianco. Li potrebbero essere utili di più del rullino, considerando che lui era uscito e aveva rischiato comunque la tempesta per fare le foto. Vuoi ricapitolare a livello di sopravvivenza? Quindi il rullino perché? Per fare le foto? Per... No, le buste di plastica. Giro la domanda, a cosa gli servono a livello di sopravvivenza? A livello di sopravvivenza le buste di plastica è sempre un isolante, secondo me, è sempre sulla neve, quindi non so, le scarpe si possono rompere, le può legare con lo spazio, per non bagnarsi i piedi, oppure ancora più banalmente come contenitore. Sì, quello sì, però trovalo qualcosa in mezzo alla neve, sperando che la trovi. Un po' difficile. Ci possono essere delle piante, non so... Buono. Su questo capisco che ne hai più esperienza tu, hai capito della luce, quindi grazie per la dritta. No, io sono d'accordo con Sofia, cioè sul fatto del rullino. Alla fine ero uscito per quel motivo, anche se non c'entra niente con la sopravvivenza, non penso cambi l'ordine tanto da dodicesimo a undicesimo, quindi... Comunque sono passati 15 minuti però, finora. Però lo mettereste comunque nell'ultimo gruppo? Sì, però non proprio penultimo, un po' più su. Cioè, ho preso l'esempio di plastica, se magari c'è qualcos'altro che può essere meno utile, perché comunque era il motivo per cui era uscito, quindi penso che ci tenga. Sì, ma momento... Sono d'accordo, però... Il rullino l'ho messo al nono posto. Buono. Per adesso buono, poi vediamo. Io al decimo. Andiamo con le altre cose? Allora, cucchiai di plastica non riesco proprio a immaginare
Anche io. Cosa servono? Beh, potrei fare una canna pesca molto... cioè, stacca un pezzo di plastica con lo spago. Cioè, può fare è il pesce a bocca a cosa se non ha l'esca? Hai l'amo? Le noccioline. Le noccioline con l'esca. Uno scoiattolo, la pesca, comunque, vai. Tutta la volta. Però poi con la benzina la neve mentre... Cosa? No, era una cavolata. No, scusami. No, che li puoi usare per raccogliere la neve e usarla per bere? Cioè, si scioglie la neve. L'acqua è raccogliere la borraccia. Anche quello è vero. Io la borraccia la metterei prima del binocolo, parlando sopra. Insomma, un po' al quinto posto. Poi perché si usa la borraccia con la benzina, sì, come fa usarla per bere? Quello sì, secondo me. Buona, sì, quindi ultime due, rullino e plastica. Plastica, rullino lo mettiamo un po' più sopra, come ho detto prima. Quindi plastica. E la torcia? Scusa, torcia ultima, dai. Plastica penultima. I cucchiai undicesimo posto. Torcia. Sì. Poi al decimo si è messo il tubo di gomma, a meno che, come dicevamo prima, non lo usiamo per riempire la benzina, per prendere la benzina. Faccia di benzina. Altrimenti non riesco proprio a immaginare. Però se lo usa prima di partire il tubo di gomma per prendere la benzina, poi gli conviene tenerlo oppure lasciarlo lì? Lo deve comunque usare, secondo me, però non so. No, in questa ragione lei. In questa ragione perché lei, se dalla borraccia può semplicemente versarlo per terra oppure dove vuole far prendere fuoco, allora non gli serve, se invece deve usare lo stesso... Questo dice materiale di scorta da portare con voi. E allora sì, hai ragione. Mettiamolo nell'ultimo gruppo sicuramente, decidiamo se è al decimo o al nono, però. Sì, comunque... Adesso l'ho messo al decimo e al nono il rullino. Possiamo invertire? No, lascia il tubo dopo il rullino, sostanzialmente. Il tubo più verso la fine. Ok, quindi okay. Nove rullino, 10 tubo. Ok. Quindi l'ultimo gruppo è rullino, tubo, cucchiai, torcia. Cucchiai, torcia. Okay. Esatto. Okay, adesso c'è da sistemare il gruppo centrale. Sì. Mm-hmm. Qui abbiamo binocolo, spago, borraccia, buste. E buste di plastica. Secondo me borraccia è la prima di questa, perché obiettivamente... La mettiamo al quinto posto? A quinto, sì. Quindi borraccia quinta... Lo spago perché ti si può rompere qualsiasi cosa, quindi ti può servire per più cose, secondo me. Adesso ho messo 5 borracce e 6 spago, però attenzione a mettere troppo indietro, non mettiamo troppo indietro il binocolo perché... Hai ragione. Il sole non tramonta, non è facile orientarsi col sole, quindi bisogna sapere dove stiamo andando, c'è anche un minimo punto di riferimento. Hai fatto bene a riprenderlo, quindi secondo me addirittura potresti metterlo sopra queste due, quindi mettere quinto binocolo e poi ascendere le altre due, poi dite voi. Quindi binocolo, borraccia, spago, buste? Secondo me sì. Lo spago? C'è tutto bianco o secondo voi ci sono anche, non so, degli alberi, qualcosa? Spago punti di riferimento per poter mettere qualcosa per differenziare, dici? A proposito, lascerei sempre prima, la busta dopo. Dice che il terreno è completamente piatto con asperi dirupi lungo la costa, quindi alberi non ce ne sono. E in più ci sono i dirupi, quindi il binocolo può essere utile. Sì. Lo spago, sì, dobbiamo mettere comunque dopo, però... In effetti, come ha detto qualcuno, può succedere dover lasciare qualcosa a fare da riferimento, giusto per... Il tubo di gomma di prima. Non andare in circolo. Quindi, vi leggo la classifica? Sì, è meglio, così che abbiamo un'idea generale. Allora, 1, accendino. 2, noccioline. 3, coprisedili. 4, mazza. 5 binocolo, 6 borraccia, 7 spago, 8 buste, 9 rullino, 10 tubo,
11 cucchiai, 12 torce. Per me va bene. Anche per me. Anche per me. Mi viene un dubbio però, l'accendino per che cosa l'abbiamo preso se non c'è combustibile? Abbiamo detto che però non abbiamo valutato un'altra cosa, che se nella borraccia mettiamo la benzina non possiamo utilizzarla per bere. Con i cucchiai possiamo raccogliere la neve. Oh, anche con le mani al limite. Però si ghiacciano le mani, si congelano. No, le mani no. Cioè. Vabbè, siamo usciti in una giornata così, posso supporre che abbiamo l'equipaggiamento dei guanti. E poi la busta di plastica si può usare come contenitore, quindi al massimo la mettiamo lì dentro la neve. Infatti. Sì, le buste adesso sono mali estremi, estremi rimedi. Al limite. Sì, però... comunque lo lasceresti l'accendino al primo posto? Ho qualche dubbio. Ma perché? Non è gas. Io punterei di più sui copri sedili perché si può coprire come un mantello. Perché comunque lui poi deve camminare, tornare a casa, non può neanche fermarsi troppo tempo con l'accendino. L'accendino non è che si scaldi così tanto. Sì, sembra comunque un fuoco se non può spostarsi. Deve sopravvivere comunque sul posto per un periodo di tempo. Esatto. Può accendersi un fuoco, secondo me, con i copri sedili. Ma su che base uno potrebbe accendere il fuoco se c'è neve? Su quale base uno potrebbe accendere il fuoco? Scusate la domanda. Se c'è tanta neve? Fuoco, eh. Ok. Sono al massimo la mazza da occhi che è di legno. Al massimo si potrebbe rompere quello. Sì. Poi comunque non copri sedili. I copri sedili sono più di uno, quindi ce ne metteremo al massimo due addosso. Ce ne sono quattro, gli altri due si possono imbere, non so come si dice, di benzina. Bagnare di benzina e dargli fuoco. Quindi metterei prima i copri sedili e poi l'accendino, allora, proprio se vogliamo fare una classifica su questo, soprattutto su questa, per non mettere prima l'accendino. Copri sedili e accendino al terzo posto? Quindi al primo cosa mettiamo? Sedili. Al primo posto è sempre il cibo. Ah, sì. Quindi uno noccioline, due coprisedili. Secondo me ci stava anche l'accendino. Al primo posto. Le noccioline non le metterei al primo. Sì, perché si muore esatto. Prima di freddo. Di fame. Era meglio te alla secondo. Io prima accendo il fuoco, poi mangio, cioè accendo il fuoco, mi riscaldo e poi mangio. Poi dopo, dipende in quanto tempo accade questa cosa, cioè in poche ore uno sopravvive. E infatti per me, come dice Edoardo, all'inizio andava bene la lista che avevamo fatto, le prime quattro. Davvero ci stiamo confondendo per poco, cioè dopotutto se in realtà mettiamo semplicemente i copri sedili al posto dell'accendino e lasciamo quello che era infatti, l'ordine... Perché obiettivamente abbiamo ragionato al fatto che prima cosa mi copro con uno dei coprisedili e poi mi posso bruciarne un altro per il fuoco per accendere qualcos'altro. Quindi come prima cosa prenderei i coprisedili, come seconda l'accendino perché oltre che dar fuoco mi può servire per altre cose dopo, quindi a livello di importanza prendere queste due. Terza cosa è il mangiare le noccioline e poi in ordine come avevamo già deciso, mi sembra abbastanza quindi, lineare. Quindi le noccioline al terzo posto e dietro a coprisedili e accendino? No, i coprisedili sì. Sono al primo. Coprisedili primo, accendino, noccioline, penso. Sì, esatto. Sì. Sì. Abbiamo 5 minuti ancora. Rileggi l'ultima volta, Marco, così che magari se c'è qualcosa qualcuno allora, alza la mano. 1 coprisedili, 2 accendino, 3 noccioline, 4 mazza da hockey, 5 binocolo, 6 borraccia, 7 spago, 8 buste, 9 rullino, 10 tubo, 11 cucchiai, 12 torce elettrica. Ma per me va benissimo. Anche per me. Lancio solo un piccolo dubbio, ma se pensate che sia tardi... No, dillo. No, su cosa? Allora, l'ultimo paragrafo del testo dice, dopo aver riflettuto, decidete di tentare di tornare a risoluta piedi. Quindi l'obiettivo è tornare
al punto di partenza. Abbiamo viaggiato in auto per 2 ore, possiamo aver fatto anche centinaia di chilometri. Se lo scopo è tornare al campo base, lo scopo è tornare, la prima cosa sarebbe sapere dove stiamo andando. Quindi si perderà molto tempo. Certo, ci vorrà del tempo, però sarei comunque tentato di mettere al primo posto il binocolo. Per guardarsi, dovuto anche effettivamente orientarsi un po' di più. Sì, anche perché comunque non ha né mappa né bussola, cioè l'unica cosa che può usare in questo senso è un po' il binocolo. Sì, ma una volta che però... sai dove stai andando te la puoi anche prendere comoda, ma se non lo sai... Però una persona istintivamente pensa prima alla sopravvivenza, poi a ritornare a casa. Però sempre lui ci serve in quello, e non fa notte, quindi con la luce secondo me uno è più spinto a tornare indietro, tipo il bus. Io vale così. Il binocolo dove l'abbiamo messo in ordine? Quinto. Adesso è il quinto, ma sono tentato di metterlo al vertice. Al primo. Metterlo al vertice e far scivolare di un posto solamente le altre, senza cambiare nient'altro nella classifica. Sì, facendo scivolare di un posto tutte dalla 1 alla 4 senza toccare dalla 6 in poi. Allora, è buon motivato quello che dici, perché hai letto questo particolare alla fine, però c'è anche da valutare quanto da un punto di vista di sopravvivenza vera e propria, ok? Va benissimo come concetto il fatto che debba ritornare, che sia quello l'obiettivo, ok? Però come diceva anche qualcun altro poco fa, se non cioè come istinto, come prima cosa per sopravvivere, non penso magari al binocolo, penso a qualcosa per coprirmi, soprattutto per le condizioni climatiche che ci sono. Quindi, secondo me, andiamo a maggioranza sull'ultima decisione e poi facciamo una classifica. Quindi semplicemente eventualmente nel mettere il binocolo anziché il coprisedile e poi far scorrere tutto di uno. Per me va bene. Io non sono d'accordo. L'ho detto prima. Comunque per poi spiegare la classifica, ci pensi tu Marco, visto che hai la classifica davanti? Va bene. Chi è che lo dice dopo? E mi sembra una conseguenza, se si è fatto già lui questo lavoro, sì. È inutile di farlo. Bene. Quindi non ho capito cosa facciamo col binocolo. Infatti. Magari non al primo, però. Cioè, magari secondo. Nei primi tre. Quindi al terzo, dici, Lucia? Sì. Oppure, fermo un attimo. Noi abbiamo detto praticamente che il fatto dei coprisedili era per la sopravvivenza e il tuo indizio invece era per quanto riguarda il binocolo. Metterlo il binocolo come secondo, quindi, e poi lasciare di conseguenza tutto, quindi coprisedili, binocolo, accendino, noccioline o noccioline accendino e poi tutto il resto. Mi sembra una scelta che cerca di trovare entrambe le soluzioni, perché sia il binocolo che il coprisedile, diciamo, quindi non cambiare totalmente di posto. Abbiamo un minuto comunque. Sì, non ho capito, lasciare all'inizio coprisedili, accendino. No, mettere binocolo, coprisedili, accendino, noccioline e via discorrendo. Sì, è quello che diceva Marco prima. Quello che ho proposto anch'io. Oppure mettere coprisedili, binocolo e via, ok? Questo, cioè non fare 1-5, ok? Farlo 1-2. Possiamo metterlo al secondo posto? Sì, esatto. Sì. Vabbè, c'è un compromesso che contenta tutti, va bene. Quindi coprisedili, binocolo e tutto giù. Il primo i coprisedili per coprirsi anche noi, non morire di freddo, secondo il binocolo per sapere dove andiamo. Dove andiamo. Per me è buona così, poi dite voi. Sì. Perfetto. Okay. Va bene. Coprisedili, binocolo, accendini, noccioline, mazza, borraccia, gomitolo... booster, rullino, tubo, cucchiai, torcia. Ottimo. Bene. Direi che sono stati anche bravi per aver trovato perlomeno un accordo. Un accordo. Mezz'ora. Poi all'inizio qualcuno mi ha detto copri sedili come prima, eravamo tutti rimasti così e adesso l'abbiamo messo come prima. Possiamo comunicare di dare l'esito?
Allora, il tempo è finito, ma direi che avete finito anche voi, se non sbaglio, proprio utilizzando perfettamente il tempo. E quindi do la parola a portavoce, così mi illustrate un po' come avete ragionato, anche se ovviamente vi ho ascoltato, ma è importante anche sentire la spiegazione del portavoce e quindi, insomma, poi la classifica che avete elaborato sulla base di questo ragionamento. Quindi, per ultima dico la classifica? Come preferisci, Marco? No, preferisco intanto leggere la classifica e poi passare a spiegare le singole voci. Va bene. Allora. Magari, ecco Marco, una cosa breve, solo per questioni di tempo. Ovviamente fossimo in una reale situazione, ti lascerei la parola. Ecco, diciamo che in una situazione reale, magari un 5 minuti per spiegare insomma un po' il tutto da parte del portavoce. Qui se riesci anche più a essere sintetico, perché abbiamo poi veramente poco tempo. Vai. Importante la classifica allora. Okay. Più che altro è importante invece il ragionamento che c'è sotto, perché poi la classifica l'ho sentita e poi la commentiamo. Io volevo capire come ha ragionato il gruppo, Marco. Allora, intanto abbiamo diviso gli oggetti in 3 gruppi per fare 3 gradi di priorità e poi successivamente sistemare la classifica di ogni gruppo. Quindi, prima cosa è la sopravvivenza contro il freddo, qualcosa da mangiare. Quindi, uno copre il sedile di gomma piuma, un po', sia per riscaldarsi sia da bruciare eventualmente. 2, binocolo per sapere dove stiamo andando, per vedere, trovare punti di riferimento. 3, l'accendino per dare fuoco al copri sedile eventualmente. 4, noccioline perché è l'unico cibo che abbiamo. Poi, secondo gruppo, quello di Mev, abbiamo messo 5 mazze da hockey come arma di difesa, 6 borraccia vuota o da riempire di neve per procurarci l'acqua o altro uso possibile riempire di benzina come ulteriore combustibile, 7 gomitolo di spago per eventualmente riparare qualcosa che si è rotto, 8 buste di plastica, anche quelle come contenitore o come copertura. Infine l'ultimo gruppo, 9 rullino fotografico, perché perlomeno quello era lo scopo iniziale dell'escursione, quindi qualche foto di paesaggi nevati facciamola, 10 tubo di gomma, questo lo useremmo solo all'inizio per riempire di benzina la borraccia, 11 cucchiai di plastica, questi eventualmente potrebbero servire per riempire la borraccia di neve, ma se ne può fare a meno, 12, la cosa che proprio ci serve meno di tutte, la torcia, perché siamo a maggio oltre il circolo polare artico e quindi è sempre luce, 24 ore su 24, il buio è l'ultimo problema. Ok, quindi mi sembra di capire che come ragionamento alla base c'è stato un discorso legato alla sopravvivenza, quindi pensiamo che cosa di questi oggetti sostanzialmente ci può garantire la sopravvivenza in questo momento di emergenza e poi diciamo accaduta tutti gli altri, è corretto? Sì, sopravvivenza ma anche possibilità di tornare al campo base. Di ritornare indietro. Tecnicamente vi siete concentrati sugli estremi, diciamo, prima della classifica per poi andare nel centro. Ok, chiedo agli altri, quindi tutti volete aggiungere qualcosa a quello che ha detto Marco? No, posso. Ok. Vi chiedo, allora intanto mi scuso perché non so se prima Sofia ci eravamo ti ripresentata. Sì, mi ero presentata un po' in ritardo, non avevo ancora... Ah, ok, allora perché non vedevo, dicevo, ma è possibile che non abbia scritto? Ok, ci sei, perché mi ricordavo il viso, ma non avevo scritto qui il tuo nome. Ok, benissimo, quindi mi scuso di questo. Di nulla. Quindi vi chiedo, quindi il ragionamento, ok, la classifica, ok, vi chiedo un po' a caldo le vostre impressioni su questo tipo di prove e su come avete lavorato con questo gruppetto virtuale.
Sempre in ordine per parlare? Posso? Allora, sì, sì, prego. Vedo che siete molto bravi comunque anche nel gestire un po' le vostre battute. Si vede che siete abituati, cominciate ad essere abituati a questa modalità, ecco. Vai pure Marco, dimmi. Allora, innanzitutto, valutando che eravamo dei ragazzi che non ci conoscevamo uno con l'altro, penso di aver instaurato un ottimo rapporto per riuscire soprattutto a dialogare, come diceva poc'anzi lei. Quindi, per quanto riguarda potete anche la collaborazione... Non ve l'ho detto, ma potete darmi del tu, perché io vi do del tu e quindi okay. Datemi del tu anche voi, dai. Cosa che riguarda... non deve avvenire nella reale selezione di gruppo, ovviamente. Prego, continua pure Marco. Ok, per quanto riguarda di conseguenza delle scelte da prendere, quindi obiettivamente non tutti eravamo d'accordo, credo di essere riusciti ad ottenere un giusto compromesso, come dicevo poco fa, sia da un punto di vista del come interloquire l'uno con l'altro, ma anche come scegliere, come arrivare a una decisione. Quindi penso che abbiamo cercato di sfruttare le capacità di ognuno, quindi Marco per l'intuizione iniziale, perché obiettivamente io sconoscevo, ma così come le stesse frasi dette, quindi le iniziative, i pensieri che si sono messi uno accanto all'altro, semplicemente ad arrivare ad un fine comune e non ad uno scontro. Quindi la cosa che mi ha sorpreso e che secondo me che ho apprezzato rispetto agli altri ragazzi che sconoscevo è semplicemente la collaborazione per arrivare ad un fine ed evitare quelli che possono essere il prevaricare di una posizione rispetto ad un'altra. Vai Elisa, che è la mano alzata, dimmi. Infatti, se penso alla situazione dell'attività, la persona era da sola e non sarebbe arrivato a tutte le conclusioni che siamo arrivati noi tutti insieme. Per esempio, quando ho fatto la lista non avevo minimamente pensato a, come aveva detto Marco, della torcia che c'era sempre il sole tutto il giorno, oppure i cuscini di gomma piuma. Ok. Altre considerazioni? Marco, vedo che la mano alzata. Questa mi sembra la classica prova che uno all'inizio quando la vede si mette le mani nei capelli, poi ragionandoci comincia a trovare una logica delle priorità, poi il contributo degli altri è determinante per arrivare a una soluzione non solo che accontenti tutti, ma che sia anche la migliore possibile, perché gli altri possono sempre aprire un punto di vista diverso. Certo. Altre idee? Siete tutti d'accordo? Oh, Lucia, la mano alzata. Sì, esatto, vai. Condivido quello che ha detto Marco, il fatto di il contributo di ognuno e anche lo scambio di informazioni in questo caso, perché in effetti la torcia l'avevo messa al primo posto e grazie a questa conoscenza è diventata ultima, ecco. Quindi poi vediamo se andava proprio messa ultima, sì. Ok, altre considerazioni, anche magari invece elementi di difficoltà, ecco, pensando che questa è adesso noi la stiamo gestendo come un'esercitazione, ma è una selezione, viene usata nelle selezioni dove non viene detto poi assolutamente niente, quindi l'interazione che adesso io ho con voi non c'è, cioè alla fine non viene chiesto alle persone allora cosa ne pensate, cosa vi è sembrato, come vi siete sentiti, lo sto facendo io, ma in genere in una selezione l'esaminatore prende atto di quello che vede essere le interazioni nel gruppo, comunica se vuole o non vuole, io in genere lo faccio sempre, la graduatoria effettiva, che questa è una prova oggettiva standardizzata che viene utilizzata e quindi prevede una graduatoria di riferimento e poi ci si saluta e se si supera, diciamo, questa prima fase di colloquio di gruppo, poi si passa a quello che è il colloquio individuale, ecco, quindi chiaramente però è importante per me vedere anche un po' la vostra riflessione, quindi cosa ne pensate anche di questo rispetto alla selezione del gruppo? Come prova, ecco. Marco, avevi la mano alzata? Sì, attivo il microfono. Nel caso del colloquio vero e proprio, a mio avviso, subentra anche quella che è la competizione poi tra i singoli, perché qui dopo tutto sappiamo che essere una prova, sappiamo essere un... Cioè, abbiamo, secondo me, trovato... Cioè, nessuno cercava di prevaricare anche per questo motivo, quindi...
Mi auguro che succeda anche in un colloquio vero e proprio, però credo che le ambizioni poi qualche attrito lo creino, quindi nel voler magari dimostrare qualcosa di più, anche se l'obiettivo principale è quello di collaborare, quindi dimostrare questo aspetto, però penso poi almeno, non so cosa possa accadere. Ti assicuro che cioè, spesso capita molta competizione anche nelle esercitazioni, dopo dipende, ma adesso arrivo anche a dire le mie impressioni. Dimmi Edoardo, ecco, volevo sentire il vostro punto di vista prima. Io sono d'accordo sempre con Marco, poi voglio dire che ne ho fatto una simile a Padova, in un certo in Carriera Day, e alla fine alcuni hanno discusso in una prova simile a questa, due ragazzi ma fortemente hanno discusso anche, per poi alla fine che non c'è un ordine ben preciso, esattamente una sua idea, questa è una cosa che abbiamo fatto di gruppo, dopo ognuno può dire no, a me non piace, la faccio come voglio io. Mm-hmm. Assolutamente. No, abbiamo lavorato bene, non conoscendoci anche comunque via webcam si è fatto un bel lavoro comunque. Mm-hmm. Ok, altri commenti? Ok, allora un po' le cose, intanto devo dire che il gruppo siete in 7, quindi anche un gruppo numericamente secondo me buono per pensare di fare anche una selezione di gruppo a distanza. E adesso che ho visto voi, fra l'altro, mi viene da pensare che potrò utilizzarlo, perché in effetti è ricca di informazioni e si riescono insomma a cogliere degli elementi importanti. In questo momento in cui comunque è difficile vedersi fisicamente, indubbiamente anche questo, così come ad esempio anche poi le presentazioni che adesso si fanno anche dei colloqui individuali online, anche quello di gruppo, volendo in gruppi non troppo ampi, si può fare. Effettivamente questo gruppo ha lavorato bene un po', quindi la percezione che voi avete è buona, e vi assicuro che non è assolutamente scontato. Anche nelle esercitazioni mi è capitato, come appunto anche Edoardo ha detto, che ci siano diciamo degli scontri anche veri e propri, perché cosa succede? In pratica in prove di questo tipo vengono un po' fuori gli aspetti personali, individuali, i tratti insomma del nostro carattere, comunque vengono fuori, per cui se uno lo fa ovviamente motivato e cercando effettivamente di partecipare, interessato rispetto a quello che fa, e quindi chiaramente anche le differenze individuali saltano fuori, quindi magari ci possono essere persone che tendono a essere più competitive, altre che tendono a essere più collaborative, si vedono appunto le capacità di problem solving. Ecco, in una prova come questa ad esempio, che è una situazione che immagino a nessuno possa essere capitata, ecco, se non vista magari in un qualche film, e proprio per questo, oltre diciamo agli aspetti relazionali di collaborazione, di competizione, ma anche di decision making, così anche il problem solving, la creatività, il fatto di riuscire da una situazione un po' insolita è un elemento in più che si può vedere in una prova di questo tipo. E questo gruppo diciamo è riuscito secondo me a tirare fuori, anche se in poco tempo, in genere si dà anche un po' più di tempo, io ne ho lasciato di meno proprio perché voi poteste, cioè, per riuscire a fare il tutto, ecco. Però ecco, sono tutti aspetti che si vedono, e questo gruppo vi siete insomma trovati, siete stati molto rispettosi, c'è stato sicuramente Marco, i due Marco, ecco, che hanno un po' gestito un po' l'organizzazione, come diciamo il metodo, ecco, hanno dato un po' il metodo di ragionamento che è stato seguito, ma tutti hanno avuto modo di partecipare. Ecco, uno magari si può domandare, ma come bisogna fare, come ci si deve comportare, se mi dovessi trovare in una situazione di questo tipo, che cosa è meglio o non meglio fare? Allora, qui siamo in una situazione in cui il contenuto è neutro, possiamo dire, perché qua non si vanno a vedere delle competenze tecnico-professionali, perché, ripeto, a meno che uno non sia un esploratore dei poli, per cui ha delle competenze tecniche di suo, questo aspetto cade in secondo piano in una prova di gruppo come questa. Poi vediamo che ce ne saranno delle altre in cui invece è possibile anche vedere competenze tecniche. Però ecco, tolto quello, diciamo non... che quello che uno deve mostrare non è che
deve essere qualcosa nello specifico. Tanto dipende molto anche dal profilo per cui ci si candida. Noi abbiamo fatto la prova, adesso non abbiamo parlato di profilo, ma quando una persona va a una selezione sa per che cosa si candida, o almeno deve saperlo, deve aver già preso tutta una serie di informazioni sull'azienda, sul profilo, deve un po' aver fatto un'autoanalisi rispetto a se stesso, che deve venire fuori un po' nel curriculum. Quindi in una situazione ovviamente ideale, una persona che arriva comunque al colloquio di gruppo ha scelto di partecipare, a candidarsi per un qualcosa che deve comunque dimostrare di aver conosciuto, già studiato un'azienda, un contesto lavorativo, parte con il proprio bagaglio di esperienza, la propria formazione sia scolastica, universitaria o e professionale. E quindi in pratica non c'è un comportamento che sia assolutamente quello da seguire, ma dipende molto, insomma, da quello che cerca l'azienda. Quindi se l'azienda, non so, cerca una figura di manager, comunque una persona che dovrà ricoprire, diciamo, un ruolo diciamo di capo, di responsabile in un qualche contesto, è chiaro che io nel gruppo vado a vedere magari le persone che mostrano di più la tendenza magari a dare, ad essere magari riconosciuti, magari stimati dagli altri per le idee originali, creative, per il metodo che hanno dato. Quindi magari le persone che più spiccatamente magari hanno delle caratteristiche manageriali sono quelle che mi possono interessare. Ma se invece io nella stessa selezione sto cercando invece un gruppo di persone che dovranno magari svolgere dei ruoli di collaborazione insieme, con un ruolo di pari livello, che abbiano, diciamo, che magari debbano svolgere un lavoro in stretta collaborazione con qualcun altro, ecco che io, la persona che magari è emersa come l'organizzatore, cioè l'organizzatore, il leader, chiamiamolo così, del gruppo, non mi interessa più, perché non è quello che sto cercando. Quindi sostanzialmente uno deve mostrare, non è che può essere qualcuno di diverso da sé, uno deve cercare di essere se stesso, perché poi nel momento in cui andate a lavorare voi siete quelli, ecco. Quindi è importante che uno faccia vedere le proprie competenze. Che cos'è che bisogna evitare magari? Bisogna evitare di esagerare magari in una direzione piuttosto che nell'altra, quindi non essere troppo quello che vuole comunque imporsi, che vuole dare la regola, che vuole imporre il proprio pensiero, nonostante magari possa essere anche una buona idea, perché non è detto questo. Allo stesso modo non è bene essere la persona che non partecipa, magari più silenziosa, più in disparte, ma proprio perché l'osservatore non ha modo di capire chiaramente e ha pochi elementi, se non quelli che mi dicono che magari la persona è poco partecipativa, che magari per determinati profili mi può anche in realtà andare bene, quindi posso andarla a prendere lo stesso. Quindi in realtà non c'è una regola precisa, ma c'è più che altro la preparazione vostra ad essere consapevoli di quelle che possono essere le vostre caratteristiche personali buone per quel profilo. E se verranno fuori, un buon selezionatore vi sceglierà e farete il colloquio individuale. Diversamente, probabilmente quel profilo non è neanche adatto a voi, quindi comunque è un vantaggio reciproco. Saprete che comunque il colloquio, sia individuale ma anche di gruppo, dovete viverlo come uno scambio bidirezionale. Cioè, da una parte, o indubbiamente, c'è qualcuno che vi sta guardando, vi deve selezionare, quindi diciamo vi sceglie, ma dall'altra siete anche voi che valutate quel contesto di lavoro, quell'offerta, quel tipo di selezione che vi è stata proposta per quel profilo lavorativo. Quindi vi si devono accendere, diciamo, nella mente anche delle idee, delle lampadine, delle considerazioni, perché uno può anche pensare che magari quello non è il lavoro ideale, non è quello che si aspettava, o forse farebbe meglio anche a cercare qualche cosa di diverso. Quindi viverla così permette anche poi sempre di viverla in maniera un pochettino più rilassata anche la selezione, anche se capisco che c'è indubbiamente l'aspetto emotivo, che in questo caso vostro è meno rilevante, questo sono d'accordo con Marco, ma penso anche che non è scontato, perché ho visto anche in esercitazioni persone che alla fine non sono riuscite, ad esempio, a rispettare la consegna.
Questo è un altro elemento, quello che vi ho detto, sia nella parte individuale che in quella di gruppo, è quella comunque di rispettare i tempi. Allora, nella parte individuale siete stati tutti un po' veloci, non avete utilizzato tutti i 10 minuti che sono stati dati. Qualcuno ha terminato poco prima, qualcuno ci ha messo veramente poco tempo, mentre nella parte di gruppo siete riusciti a rispettare perfettamente le tempistiche, anzi c'era qualcuno all'interno che dava il tempo, e questa è un'ottima cosa, non sempre viene fatto, perché prima di tutto, oltre agli aspetti tutti quelli relazionali che posso andare a vedere delle persone, un elemento mi è sicuramente anche il rispettare il tempo e riuscire a portare a termine il compito che è stato dato, perché comunque sia tempo e compito nel contesto lavorativo sono due elementi fondamentali, no? E importanti. Quindi tenete presente che se vi danno 10 minuti per fare una parte individuale, adesso non so quanto tempo ci abbia messo quello che ne ha messo di meno, però se anche ci mettete 2-3 minuti e l'avete già finita la vostra classifica, in una situazione normale non state a dirlo, o se siete in presenza non mettete giù la penna, perché mi fa pensare che se in una prova di questo genere io vi do 10 minuti è perché almeno 10 minuti ci vogliono per pensare in maniera creativa, per pensare delle soluzioni alternative in una prova come questa. Quindi quel tempo lì ci vuole, ok? Chi ci mette più tempo, ovviamente no, ma neanche troppo poco. Stessa cosa potrebbe accadere nella prova di gruppo, e mi è capitato di gruppi che velocemente arrivavano ad una classifica finale senza utilizzare o utilizzando pochissimo tempo a disposizione. Anche in questo caso io posso pensare che i partecipanti non hanno lavorato con la giusta motivazione, con il giusto impegno, hanno più che altro magari fatto una cosa veloce, quello che dovevano fare, o perlomeno che la maggior parte degli elementi del gruppo era così, per cui se anche ce n'era uno che voleva farlo in maniera impegnata, magari non ha trovato negli altri, diciamo, demand forte. Quindi mi raccomando, se viene data una tempistica, rispettatela, e anche se fate prima, non fate quello, ah, ho finito, metto giù la penna, perché già uno dice, ok, alzo già le orecchie quando vedo una persona appunto così. E la consegna è giusta, infatti fino all'ultimo non sapevo se avevate scelto il portavoce del gruppo, e anche questa è una cosa che se c'è scritta è da fare. E niente, e al di là della classifica, che adesso ovviamente vi dirò perché così insomma vi do la soddisfazione, ma tenete presente che non è importante questo, cioè il risultato finale, cioè quanto la vostra classifica sarà vicina a quella che viene data in questa prova, non è l'elemento ovviamente principale, come potete anche voi comunque riflettere, anche voi potete diciamo concordare rispetto a questo, non è tanto questo quanto tutte le dinamiche relazionali che mi sono importanti in un colloquio di gruppo, quindi chi di voi ha parlato, quante volte ha parlato, a chi ha rivolto la parola, ha interpellato gli altri, ha mostrato antagonismo, ha mostrato aggressività, si è mostrato competitivo, si è mostrato collaborativo. Queste sono tutte le voci e comportamenti che gli osservatori, in genere ce ne sono almeno due per ogni colloquio di gruppo, hanno proprio una griglia. Fate conto, una griglia di tutti questi comportamenti. Ciascun osservatore sceglie alcune persone nel gruppo, non so, Lucia, Sofia, Marco, e solo per quei tre personaggi va a segnare quante volte vede questi comportamenti, e l'osservatore si prenderà i restanti personaggi e andrà a vedere. Quindi questo succede, l'osservatore valuta quante volte voi mostrate questi comportamenti standard con delle griglie predefinite. Ed è questo che poi alla fine ci interessa di più. Quindi l'osservare questi comportamenti, vedere se avete rispettato i tempi, se siete arrivati alla fine, più che il risultato effettivo, se non altro in una prova come questa. In altre prove invece, dove magari io ho delle persone che hanno un profilo simile, in questo caso
era anche impossibile, ciascuno di voi ha età diverse, ha fatto degli studi diversi e quindi se avessi dato una prova tecnica magari avrei avvantaggiato qualcuno rispetto agli altri, quindi anche la scelta di un contenuto neutro in questo caso vi mette un po' tutti alla pari. Però nel momento in cui io dovessi cercare, non so, un'impiegata amministrativa per un'offerta di lavoro, vado a selezionare delle persone con un determinato titolo di studio, diciamo così, e quindi solo su quelle persone poi dopo io posso fare anche una prova ad hoc, non so, di contabilità piuttosto che di organizzazione dell'ufficio e così via. Quindi in quel caso si possono fare delle prove come queste, ma su dei contenuti tecnici, quindi a quel punto sì che mi è importante anche il risultato tecnico, perché oltre alle competenze trasversali vado a vedere anche quelle tecnico-professionali. In questo caso, se vi dovesse capitare una prova così, tenete presente che si va a vedere soprattutto come siete fatti e eventualmente la vostra creatività e la vostra capacità di problem solving, che è comunque un'altra competenza trasversale molto apprezzata in qualsiasi contesto di lavoro. Ok, quindi dubbi, domande su questo? Ci siamo. Allora, volete sapere la classifica che è stata? Allora, ve la faccio vedere, che così vedete anche il ragionamento che c'è alla base, e poi, ecco, vi invito a fare questo. Siccome ciascuno di voi ha la propria classifica individuale, non vedo più Sofia, ma però mi senti, Sofia? Sì, la sento. Ok. Guardate che qua sono. Ok. Allora, voi avete adesso la vostra classifica individuale e quella di gruppo. Vi invito a segnare a fianco di ogni oggetto, quindi, anche il numero corrispondente alla posizione data appunto da chi ha ideato questa prova, in modo tale che poi mi andate a calcolare la distanza, diciamo quanti posti di differenza ci sono tra la posizione che avete dato voi l'oggetto e quella della classifica, sia per la vostra individuale che quella di gruppo, e quindi vediamo dove siete andati meglio. Io mi aspetto che con un lavoro buono che avete fatto voi di condivisione e il risultato, il punteggio, diciamo, alla prova di gruppo sia migliore rispetto a quella della prova individuale, anche perché alla luce di quello che dite voi, che è assolutamente vero, lo sottolineo, il gruppo non è solo la somma dei suoi elementi, ma è qualcosa di più, perché nel gruppo dal confronto nascono delle idee nuove, più creative. Quindi in genere, avviene quasi sempre, in prove di questo tipo, quasi tutte le volte che le ho utilizzate, appunto, ho visto sempre un punteggio migliore nel gruppo, raramente il contrario, e quando viene il contrario in genere perché il gruppo non ha lavorato benissimo, ok? Quindi vediamo se anche in questo caso si conferma la situazione. Allora, adesso passo quindi sul mio schermo e vi faccio vedere la classifica. Eccoci qua. Classifica di riferimento. Allora, vi faccio leggere anche mi dite voi quando ci siete, che così vi scorro la classifica. Che magari faccio un po' così vedete meglio. Ci siete? Ora vedete le prime posizioni. L'accendino a gas,
direi che anche voi avete messo sempre accendino a gas. Potete leggere anche le motivazioni che hanno portato a queste scelte, alcune delle quali direi anche molto simili alle vostre. Ditemi voi quando avete finito, io vado un po', sto leggendo anch'io così mi do il tempo. Ditemi quando avete letto tutto. Ci siete? Sì. Ok. Bene, quindi avete visto, provate a fare un calcolo che sono curiosa. Elisa, com'è andata? Ti vedo. Ah sì, ho già fatto il conto. Com'è andata? Sono andata meglio in quello personale, però sono più contenta delle scelte che ho fatto di gruppo. Ah, bene. No, è importante perché... Perché dici? E i ragionamenti che ho fatto dopo,
confrontandomi con gli altri, secondo me andavano meglio, anche se magari ho fatto meno punti col mio ragionamento, sono più d'accordo con l'altro. Mm-hmm. Ok. Il punteggio del gruppo quant'è? Ecco, chiaramente poi per calcolare il punteggio si sommano tutte le varie differenze, ok? Di posizione, quindi sia nel senso positivo che negativo. E ovviamente il punteggio più basso è quello più vicino alla graduatoria, quindi quello migliore. Scusatemi, sono un attimo disconnessa. Dimmi, Edoardo. Hai la mano alzata? Ditemi. No, credevo che sì, la mano alzata. No, beh, io no, sì, se vuole posso intervenire. No, comunque ho fatto il mio punteggio, si avvicina più a quello che poi la soluzione finale, che dava la soluzione finale. Però sì, ragionando di gruppo, sono più contento, sono d'accordo con Elisa, come diceva comunque. Cioè, il punteggio di gruppo deve essere più basso, ecco, sostanzialmente. Cioè deve essere più vicino alla graduatoria. Okay, quindi deve essere numericamente più basso come somma delle varie differenze di posizione. Ok. Ok. Per dire di avere lavorato meglio in gruppo. Altrimenti, ecco, nei casi in cui qualcuno avesse avuto una performance migliore individualmente, allora tenendo conto del fatto che, come vi dico, in una selezione comunque io tengo più in considerazione le dinamiche relazionali che non il risultato, però un risultato molto buono a livello individuale rispetto al gruppo mi sta a dire che comunque quella persona probabilmente ha delle buone capacità di problem solving, è una persona comunque creativa che è riuscita a immaginare delle soluzioni alternative e utili alla situazione, quindi mi dà degli elementi anche specifici sulla persona. Però ripeto, a prescindere dal risultato, principalmente io guardo la dinamica di gruppo, le relazioni, altrimenti non avrei motivo di fare il colloquio di gruppo, ecco, sostanzialmente farei solo il colloquio individuale. Però ecco, anche una buona performance individuale è da considerare. Diciamo che ogni gruppo è a sé, cioè ogni situazione va valutata in relazione a quel momento lì, a quelle persone lì, a quello che sto cercando e a quello che è il profilo professionale per cui la persona si candida. Dimmi, Marco, che poi volevo farvi vedere comunque velocemente un po' delle conclusioni. Dimmi. Okay, ho calcolato 30 come somma degli scarti in valore assoluto della classifica collettiva. Che è un ottimo risultato, cioè 30 è veramente basso, quindi è un ottimo risultato. Tenete presente che in genere i punteggi di gruppo si attestano attorno al 40 e quelli individuali sul 55, per statisticamente quello che ho potuto provare. Chiaramente voi non siete tanti, ma indipendentemente dal numero dei partecipanti, a volte non è che essere pochi o troppi aiuti ad avere un risultato migliore, dipende sempre appunto dalla dinamica di gruppo anche questo. Comunque un 30 come punteggio di gruppo mi conferma che avete comunque lavorato bene. L'unica cosa che magari vi posso segnalare, qualora vi dovesse capitare ancora di fare una selezione di questo tipo, bene, comunque chi ha parlato, vi siete ascoltati, c'è stato comunque, diciamo, rispetto. Mi raccomando, ecco, magari date la parola. Questa è una cosa che io vedo raramente nei gruppi, cioè viene più da chiedere in generale a cosa ne pensate in generale. Io penso questo, voi cosa ne pensate? Siete d'accordo in senso generale? Però è anche buona cosa proprio magari dare la parola magari a qualcuno, oppure la persona che dice: ma facciamo un giro di tavolo, ognuno adesso dice quello che pensa. Cioè è anche molto importante fare parlare tutti un po' alla stessa maniera, quindi diciamo che è importante
perché quando c'è qualcuno che magari rimane più in disparte, è vero che, come ho detto prima, magari caratterialmente è perché magari una persona che fa più fatica, però anche gli altri probabilmente non l'hanno coinvolta adeguatamente. Qui in realtà non si è visto molto perché avete tutti comunque tutti parlato, però qualcuno di più, qualcuno di meno. Però non ho mai sentito dire, vabbè, adesso ognuno dice il suo punto di vista, oppure tu cosa ne pensi nello specifico, o forse me lo sono persa, ecco, può darsi, ecco. Però ecco, questa in genere è una cosa che si sente poco e che per me, ecco, è significativa, è comunque un buon comunicatore, non è solo quello che parla, ma anche quello che dà modo agli altri di potersi esprimere, di parlare, non solo dando la parola, ma anche magari con la battuta. Quindi in questo caso c'è stato invece qualche momento in cui vi siete fatti una battuta, c'è stato un momento di sorriso, di condivisione, anche questo è ben visto, cioè il clima del gruppo che si toccava era buono, cioè proprio a livello emotivo, e questa è una cosa buona, non si è percepita mai tensione, mentre a volte c'è, e allora lì bisogna vedere come e chi riesce eventualmente a farla sciogliere. Dimmi Marco, che avevi la mano alzata. Sì, perché in merito a quest'ultima cosa che ha detto, quando si ha una consegna che è delimita del tempo, magari a volte è anche questo che un pochettino frena a a dare anche la parola. Quanto è importante invece questo aspetto che l'ha sottolineato nell'ultimo, cioè nell'ultima frase, il dire proprio di coinvolgere tutti, e cioè mettendolo su una bilancia quasi, quanto è importante più arrivare allo scopo, all'obiettivo finale delle, quanto invece coinvolgere tutti realmente, cioè su una valutazione, su una tipologia. Beh, io credo, Marco, che a prescindere dal tempo che viene dato, che è sempre il tempo che ci vuole, entrambi gli aspetti vanno un po' a braccetto, nel senso, okay, è importante arrivare, ma come anche ci si arriva, ok? Quindi okay, anche dando la parola agli altri, anche dare la parola agli altri, ma non puoi dare la parola, renderli partecipi in un qualche modo, okay, è sicuramente ben visto. Poi, come dicevo all'inizio, sempre dipende anche in relazione al profilo che sto cercando, ecco, perché magari anche questo è importante, se sarà una persona che lavorerà da sola piuttosto che in gruppo, questo elemento ha un peso diverso, ma comunque a prescindere è una competenza trasversale, quindi chi comunque riesce a star bene in un gruppo, anche con gli altri, condividendo, per me che devo assumere è un valore aggiunto, perché so che sarà una persona che magari mi creerà anche meno difficoltà con i colleghi e quindi sarà più produttiva. Ok, tutto okay, è collegato. Quindi adesso vi faccio vedere velocemente alcune slide che vi avevo preparato, che vanno un po' a riassumere tutto quello che abbiamo detto. Poi magari di cose da dire ce ne sono tante, poi se sto qui me ne vengono in mente. Se comunque volete farmi delle domande specifiche anche su come, su di voi, insomma, su come siete andati, su che cosa, o darmi delle vostre impressioni, non abbiate problemi, mi scrivete. Solo vi chiedo, fatelo comunque nel breve tempo, non fra un mese, perché altrimenti dopo magari faccio fatica a ricordare, però mi dite, sono, non so, Aurora, ho partecipato al Career Day e io mi ricordo abbastanza, a breve termine mi ricordo abbastanza bene, ecco, delle persone. Se andiamo più sul lungo faccio fatica. Ok, vi faccio vedere un po' le slide conclusive, che ci mancano 5 minuti, poi so che c'è anche un'altra attività. E vediamo, poi dopo vediamo anche se avete qualche domandina, ci provo, ecco, vado veloce così se avete qualche domanda riusciamo a farla. Allora, ritorno. Qua. Ecco, anche le slide poi ve le faccio avere, quindi se mi scrivete anche solo per avere le slide, ve le mando. Può ripetere la sua mail, per favore? La mia mail la trovate qui nelle slide, comunque nell'ultima slide è questa: ebianchi@ecparfait.it. Ok, grazie. Procedo con un po', sono pochissime perché più che altro servono un po' per fare la sintesi di quello che abbiamo detto. Ok, quindi sono cose che ho detto, ma così le rivediamo. Allora, che cos'è il colloquio di gruppo? Chiaramente l'abbiamo capito,
Quindi è una prova in cui i candidati sono in genere tra i 6 e i 12, come vi dicevo, volta a valutare le competenze non solo tecnico-professionale, ma soprattutto quelle psicosociali, quindi un po' le capacità sia relazionali ma anche personali della persona. Se trovate una prova come quella di oggi, sapete che indubbiamente sono quelle soprattutto psicosociali che vogliono essere indagate, così come eventuali capacità creative, meno quelle tecnico-professionali. Ovviamente sono utili all'esaminatore per valutare tutta una serie di abilità basate sull'interazione, come la cooperazione, la socializzazione, la mediazione, la negoziazione, ecco, la capacità di gestione del conflitto. Come vi dicevo, in alcune situazioni che mi sono capitate ci sono state delle situazioni conflittuali oppure di competitività accesa, chiamiamola così, e quindi è anche molto bello, molto utile in quel caso vedere come reagiscono anche gli altri o le stesse persone coinvolte, come se ne esce, cioè, anche da una situazione di questo tipo. E qui mi può interessare per alcuni profili professionali, magari dove ho un responsabile del personale che dovrà gestire determinate situazioni, mi immagino, se trovo una persona particolarmente brava nella risoluzione di situazioni di questo tipo, sicuramente nel mio profilo mi potrà essere utile. Quindi il mio ragionamento deve essere sempre fatto in relazione a quello che sto cercando. L'attività è quindi l'attenzione sulle soft skills, quindi queste competenze relazionali che vanno bene in qualunque contesto, la capacità anche di presa di decisione, quindi decision making, e quindi anche qui si è visto nel vostro gruppo quando insomma avete deciso insieme di scegliere una cosa piuttosto che l'altra. Quando Marco all'ultima, che sembrava la graduatoria già definita, ha detto però io vorrei sottoporre un altro dubbio e cambierei le cose. La flessibilità, quindi quanto le persone sono disponibili anche a ascoltare gli altri, eventualmente a cambiare idea, anche questo è molto importante. Le persone che in una prova di gruppo si irrigidiscono sulla base di quella che è la loro convinzione, non cambiano mai assolutamente idea nonostante tutto, anche solo a volte per andare incontro al gruppo, anche se uno non è convinto, comunque non sono ben viste, è sempre una posizione estrema. Con la rigidità non è mai un elemento positivo questo. Il problem solving, l'abbiamo visto, e appunto la negoziazione, la gestione dei conflitti. Qui velocemente, magari diciamo quello di cui non abbiamo parlato, quindi tutte le competenze relazionali in relazione al ruolo, anche l'abilità di verbalizzazione, quindi anche il modo di esprimersi è importante, cioè come una persona riesce a rendere quello che è il suo pensiero e a spiegarlo utilizzando dei giusti termini, appunto mostrando anche delle competenze anche di comunicazione verbale e non verbale, di cui non abbiamo parlato, ma che è un altro elemento che si sicuramente degno di attenzione, e quindi quanto uno è in grado di esprimere adeguatamente sotto tutti i punti di vista il proprio pensiero e le proprie opinioni. Il ragionamento, quindi quanto uno è logico, razionale, la flessibilità, l'abbiamo detta, e anche l'autonomia e indipendenza di pensiero, quando uno magari, anche se tutti gli altri non hanno ancora proposto una determinata cosa, si sente lo stesso la voglia di esprimerla, di dirla, mostrando così magari anche un distacco rispetto agli altri che può essere più o meno approvato, come è successo anche in questo gruppo. Ecco, le fasi prevedono comunque che ci sia una precedente analisi del curriculum delle persone. Ecco, questo non l'abbiamo fatto, non l'ho detto. In genere, in un colloquio reale di gruppo, prima di iniziare viene data la parola a ciascun partecipante, 3 minuti massimi di breve presentazione di sé. Fondamentale, anche perché quando le persone arrivano, i selezionatori hanno visto solo il curriculum, non hanno fatto ancora un colloquio, non li hanno visti, quindi una breve presentazione va preparata a casa, studiata a casa, e anche su questo si poteva fare simulazione, ecco, solo su questo. Poi appunto c'è il caso da gestire in gruppo, che può essere una situazione reale di lavoro, quando ho un gruppo omogeneo, chiaramente, oppure una situazione, chiamiamola così, immaginaria, come quella che abbiamo visto adesso. A seguire, chi viene scelto poi farà il suo colloquio individuale.
per la presentazione in gruppo, per la presentazione al gruppo, quella dei 3 minuti, è bene prepararsi a casa, ripeterla a voce alta, magari guardandosi allo specchio. Quando la si fa, è bene rivolgersi a tutti i presenti, ovviamente qui parliamo di una situazione reale e non virtuale, e cercare, visto che 3 minuti sono pochissimi, per cercare di esprimere insomma un po' il proprio percorso, selezionate quelle informazioni del vostro percorso professionale e formativo che sono utili al profilo per cui vi state candidando. E mostrate ovviamente motivazione, questo altro elemento importantissimo. La motivazione si vede anche nel modo con cui una persona gestisce una prova di gruppo, che a volte possono sembrare anche un po' strane, assurde, specie quelle immaginarie, però ecco, da lì si vede anche la voglia della persona lo stesso di affrontarla in maniera professionale. Nonostante questo, nella discussione in gruppo, chiaramente bisogna cercare di essere assertivi, anche qui si aprirebbe un'altra finestra e altre simulazioni si potrebbero fare sull'assertività, comunque cercare di comunicare in maniera efficace senza essere né aggressivi né passivi, evitare la rigidità, come vi dicevo, le posizioni estreme, come proprio essere il gregario, cioè quello che segue comunque gli altri, così come non essere un leader eccessivo. Invece mostrarsi cooperativi, portare idee originali e l'obiettivo finale, vedete, è la dialettica, cioè quello che si crea tra le persone nel gruppo piuttosto che il risultato, e comunque sempre dipende da quello che l'azienda cerca. La griglia di osservazione, qui ve la salto perché non ve ne ho parlato molto, ma come vi dicevo, gli osservatori che guardano si basano su dei comportamenti riportati in una griglia, quindi oggettivi. Niente, questi sono un po' i consigli che poi vi lascerò, che poi sono le cose che vi ho detto. Ecco, vediamo se vi ho detto tutto. Ecco, qualora si dovessero comunque manifestare delle situazioni conflittuali o un po' critiche, delle questioni tra le persone, cercate di utilizzarle come un momento per dimostrare come siete in grado di superarle, perché è sempre poi questo che porta positività, cioè può succedere che si generi un antagonismo, cioè proprio un conflitto, si spera di no, però in ogni caso è sempre come si superano le situazioni che mostra poi la capacità della persona. Osservate appunto gli altri, guardate anche le altre persone, che tipo di persone sono, date la parola, cioè cercate di non essere poi solo concentrati su voi stessi, ma nel gruppo dimostrate anche di essere in grado di ascoltare, di guardare gli altri. Non dimenticate mai di controllare il tempo. Alla fine della vostra prova, così come anche dell'esercitazione di oggi, ripensateci comunque magari domani a mente un po' più fredda, cercate di pensare un po' a come è stata, che cosa, come è andata, se potevate fare qualcosa di diverso, se magari siete stati un po' eccessivi in un modo piuttosto che un altro, o al contrario, quindi è sempre bene riflettere sulle proprie performance per cercare di farle meglio la volta successiva. E ultimo punto, questo ve l'ho messo perché mi è proprio capitato: non criticate la tipologia di prova. È chiaro che, come dicevo, ad alcune persone prove di questo tipo magari risultano un po' strane, un po' particolari, e alcuni hanno mostrato in selezione, non in esercitazione, ma in selezione, disappunto nei confronti di quello che i selezionatori stavano proponendo. È chiaro che qui è partire, no, con piede sbagliato, sbagliatissimo, quindi anche se magari nel cuor vostro non ritenete una prova idonea, comunque sia, come dicevo prima, è segnale di professionalità accettare quello che viene proposto e cercare di farlo nel modo migliore possibile. Ecco. Poi, come vi dicevo, anche il colloquio di gruppo, come quello individuale, è bidirezionale. Farete poi le vostre considerazioni alla fine della prova, in quella fase di riflessione di cui vi parlavo prima, in cui saprete valutare non solo come voi sarete andati, ma anche come vi sentite voi in relazione di quella prova, di quello che vi è stato proposto e anche quindi del profilo per il quale vi state candidando. Ed eccola qua la mia mail. Bene, grazie Elisa. Devo dire che da spettatore è stato particolarmente istruttivo e devo dire anche divertente. Ringrazio ovviamente tutti
i partecipanti che si sono anche messi in gioco, non è facile, credo, anche a una certa età, diciamo, mettersi in gioco in questo caso, ma credo che sia stato particolarmente istruttivo. Bene, buona serata, vi auguro una buona continuazione. Noi abbiamo invece un ultimissimo intervento interessante, quindi vi chiedo anche se siete interessati di rimanere chiaramente connessi. L'ultimo intervento della giornata è un intervento... Io vi saluto allora anche, grazie, volevo ringraziare anch'io. L'ultimo intervento della giornata invece riguarda un intervento doppio di Stefania Greco, coordinatrice spazi Ares 3 di Arter, e Francesco Capponi, co-founder dell'azienda Lead the Future. Abbiamo un primo messaggio, videomessaggio di Stefania Greco di alcuni minuti e poi a seguire l'intervento di Francesco Capponi. Quindi chiedo alla regia di mandare il video di introduzione di Stefania Greco. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Stefania Greco, sono la referente territoriale degli spazi Ares 3 presenti sul territorio e rappresento Arter in questa introduzione all'iniziativa organizzata da Unife, che ringrazio assolutamente per averci invitato, coinvolto attivamente. Siamo proprio qui oggi per introdurre e presentarvi velocemente l'ospite della giornata, che vi illustrerà più nello specifico quello che è stato il progetto, appunto il referente fondatore dell'associazione Lead the Future, con il quale Arter ha collabora ormai da diversi anni. Ci tenevamo ad essere presenti a questo incontro, purtroppo però per motivi precedentemente calendarizzati non ci siamo riuscite, quindi con questo messaggio semplicemente vogliamo segnalare a tutti i giovani, agli studenti collegati e connessi agli incontri di oggi, che come Arter rimaniamo assolutamente a disposizione per approfondire tutte quelle che sono le opportunità di studio, formazione e lavoro che periodicamente vengono presentate, che vengono promosse sul nostro territorio regionale, ma non soltanto, e che in particolare queste iniziative, come dire, che rientrano un po' in quelle che sono le attività promosse dall'area competenze per l'innovazione, sono proprio realizzate nell'ambito degli spazi Ares 3. Gli spazi Ares 3 sostanzialmente sono un progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo Sociale Europeo. Siamo entrati all'interno di tutti i tecnopoli presenti sul territorio regionale per favorire un dialogo diretto tra noi di Arter, che in qualche modo questo ecosistema della ricerca e dell'innovazione rappresentiamo, e i giovani. Attraverso il progetto appunto Mentorship in Emilia-Romagna, Arter ha consentito ai giovani di questo territorio di entrare in contatto con mentor presenti a livello internazionale. Questo ovviamente per noi è un'attività molto importante e che in qualche modo richiama le attività e progetti sui quali ormai Arter lavora da oltre 30 anni, cioè valorizzare le alte competenze presenti nel territorio. E in particolare è nell'ambito delle attività promosse attraverso gli spazi Ares 3 presenti a livello territoriale che Arter cerca di favorire l'avvicinamento dei giovani studenti, laureandi, neolaureati, dottori di ricerca a quelle che sono le opportunità promosse nel nostro ecosistema della ricerca e dell'innovazione. Un ultimo richiamo, semplicemente per segnalare a tutti i ragazzi collegati che se volessero conoscere un pochettino meglio quelle che sono le opportunità che, come appunto il progetto Mentorship in Emilia-Romagna, sono state promosse o che verranno promosse nei prossimi mesi, l'invito assolutamente è quello di prendere contatto con la collega Sofia Miceli, che è la referente per l'area S3 di Arter presente all'interno del Tecnopolo di Ferrara. Trovate qui in fondo a quest'ultima slide i suoi riferimenti, il suo indirizzo di posta elettronica. Ultimissima indicazione è sicuramente quella di
iniziare a navigare e a utilizzare, come dire, proattivamente quelle che sono le informazioni presenti già sul nostro portale Emilia Romagna Talenti Innovazione, all'interno del quale avrete la possibilità anche di iscrivervi alla newsletter First Ares 3, che settimanalmente segnala quelle che sono proprio le iniziative, le opportunità, gli incontri, i meeting che riteniamo interessanti da segnalare ai ragazzi e giovani che operano su questo territorio, che chiaramente, insomma, devono essere interessati a quelle che sono le tematiche connesse all'innovazione e quindi al lavoro collegato alla Smart Specialization Strategy regionale, quindi agli ambiti di specializzazione intelligente individuati da questa regione. Non rubo altro spazio, ringrazio nuovamente per l'attenzione, a presto. Ecco, allora ringrazio Stefania Greco per l'introduzione e do la parola a Francesco Capponi, che può chiaramente attivare il microfono e farsi un'introduzione chiaramente a quello che dirà e eventualmente condividere anche il suo schermo. Certo, grazie mille, spero mi sentiate. Mi chiamo Francesco Capponi, sono un ex studente, nel senso mi sono laureato 4-5 anni fa, quindi sono abbastanza fresco e ho iniziato da subito la mia esperienza lavorativa in Silicon Valley, in cui sono stato gli ultimi 5 anni in pratica, e adesso mi sono appena trasferito a New York. Questo percorso come è venuto fuori? È venuto fuori con una... sia grazie alla preparazione che l'Università Italiana mi ha fornito, ma anche grazie all'enorme numero di opportunità che le università spesso offrono, ma sono spesso anche difficili da vedere oppure da dirci noi come studenti, sì, magari possiamo partecipare a queste attività. Ad esempio, i bandi Atlanti, i bandi Overseas, i bandi Erasmus, le competizioni che vengono... gli hackathon che vengono organizzate nelle varie università, sono tutte delle attività che nel momento in cui noi studiamo è difficile renderci conto quanto siano importanti dopo. Il mio percorso è sempre stato influenzato da una mancanza di una guidance, di direzioni, perché c'erano sempre quelle direzioni che sparavano sulla massa, che siano i professori, che siano le istituzioni, che dicono questo è un percorso indicato per gli studenti, però l'inabilità di poter confrontarmi con delle persone sul mio percorso specifico, ricevere consigli sul mio percorso specifico, riuscire ad esternalizzare quali erano i miei dubbi e magari riuscire a comunicare e riuscire a comunicare one to one con qualcuno mi ha sempre portato un pochino di soggezione, un pochino di magari non sto vedendo lo spettro completo delle opportunità che mi sono di fronte. E di conseguenza questo sentimento alla fine era anche un sentimento fondato in un certo senso, perché non so a voi quante volte è capitato, però spesso a me è capitato che a posteriori, dopo aver visto un'attività che era iniziata, un'attività che magari proponeva valore e a cui non ho partecipato, mi sono detto, cavolo, se avessi saputo prima avrei fatto domanda a quell'attività. Oppure, cavolo, se avessi saputo prima che cos'è data science, che cos'è machine learning, che cos'è, non so, ingegneria spaziale specializzata in flussi di qualche cosa, magari avrei preso quella direzione. Però non avendo mai potuto parlare con qualcuno, mi sono sempre ritrovato nella situazione in cui a posteriori mi dicevo, cavolo, avrei veramente voluto conoscere l'opportunità, però non l'ho mai conosciuta. Questa esigenza, insieme agli altri collaboratori, ci ha portato a creare un gruppo di mentorship che riesca a fornire a tutti gli studenti volonterosi che vogliono andare oltre, che ambiscono a grossi risultati, e un programma per cercare di affidarli a dei mentor
con cui poter avere una chiamata ogni mese, ogni tre mesi, per parlare appunto dei propri dubbi di carriera, di come magari si vuole raggiungere l'eccellenza nel proprio settore e di come si vuole andare oltre nella propria carriera, che sia una carriera internazionale, che sia una carriera internazionale che poi vuole ritornare in Italia, che sia voler cambiare settore, ad esempio inizi da ingegneria informatica e poi vuoi andare a business, e poi vuoi andare ad un altro settore di nuovo. Quindi una figura che vi aiuti in questo percorso sia a conoscere e valutare le possibilità, che sia voglio fare l'Erasmus, voglio fare la certificazione d'inglese, voglio essere partecipe a un'attività che un mio professore sta organizzando in un laboratorio, anche se sono magari in triennale. Quindi non per forza delle attività che sono curriculari e che il vostro curriculum vi obbliga a dover partecipare, ma cercare di capire se alcune attività extrascolastiche che vanno oltre l'accademia possono essere importanti. A me questo percorso è stato di estremo aiuto, infatti grazie ad alcune persone che avevo incontrato e mi sono detto, cavolo, magari ho la possibilità di andare all'estero, magari ho la possibilità di andare in Silicon Valley e lì costruire quelle conoscenze, quelle capacità che un giorno, spero vicino, mi permetta anche di tornare in Italia come un'altra professionalità o comunque aggiungere valore all'Italia, che sia aprendo un'azienda, che sia come ingegnere o semplicemente come advisor di qualche entità. Questi advisor, quando ti parlano uno a uno, le loro parole sono molto più potenti rispetto a una persona che parla a altre 300 persone, in un certo senso un professore che parla a 300 persone. Cioè, il professore sicuramente vi dice un sacco di cose giustissime, vi sprona tantissimo, però se non avete del tempo da soli con lui è molto meno di impatto in un certo senso. Quindi il nostro obiettivo è proprio cercare di stimolare i ragazzi a trovarsi dei mentor o contattare associazioni come possono essere Lead the Future per tutti gli studenti che sono in STEM, quindi in Science, Technology, Engineering, Mathematics, o Mentors for You per gli studenti che sono più sul lato puramente Economics, e cercare di trovarsi dei mentor con cui poter discutere della propria carriera. All'interno, per dire due parole su Lead the Future, i nostri valori sono tre. Uno è eccellenza, quindi cercare sempre di spingerci verso l'eccellenza nel proprio settore, non come modo per fare soldi, ma per vivere una vita felice e vivere una vita in cui ci possiamo mettere a fare quello che ci appassiona. Quindi eccellenza come quello che ci permette di fare ciò che ci appassiona. Il secondo valore è inclusione e collaborazione, che spesso viene overlooked, non gli viene data la giusta importanza durante il percorso accademico italiano, almeno per mia esperienza, c'erano ingegneria informatica, poi sicuramente ci sono altri settori molto più collaborativi. Cercare di creare un ambiente collaborativo in cui ci si aiuta a vicenda, in cui la competizione non è il tuo compagno di banco, non c'è la competizione per il 30, ma se proprio volete la competizione la fate con un'altra università, con un altro stato. Però le persone che sono all'interno della stessa classe dovrebbero sempre più o meno cercare di aiutarsi a vicenda, perché questo è un fattore che verrà ricordato negli anni anche dalle altre persone. E il terzo valore è il give back, quindi give back o pay it forward, che significa: se noi otteniamo delle opportunità, ad esempio io ho ottenuto la possibilità di fare un Erasmus in California, di fare un overseas, oppure di fare domanda delle aziende prestigiose, ho lavorato per mia fortuna a LinkedIn per 4 anni. Queste opportunità non sono qualcosa che ci dobbiamo tenere soltanto per noi stessi, ma possiamo andare a condividere con gli altri, e stiamo sicuri che da qui a pochissimo quel ragazzo con cui magari hai condiviso un'opportunità e che in quel momento sembrava soltanto che ti aumentasse la competizione, perché dici guarda, c'è questo lavoro a cui sto facendo domande, magari anche tu puoi fare domanda, in quel momento ti sembra che
se entra lui non entri te, però magari vi potete aiutare vicenda ed entrare entrambi, oppure magari tu non entri, però quel ragazzo che hai aiutato ti darà una mano per fare qualche cos'altro. Detto questo, mi taccio, ho cercato di tenerla breve, e per qualsiasi domanda sarei felice di rispondere o di espandere nel limite del possibile. Sì, ragazzi, Francesco, per la tua anche così spontaneità in questa esposizione. Sì, c'è Lucia che ti fa i complimenti per l'intervento e chiede se può in qualche modo mandarti una mail o avere da te consigli e informazioni, quindi se puoi in qualche modo diffondere i tuoi contatti, eventualmente email ad esempio, in modo che da essere contattato in questo senso. Certamente, il modo ideale secondo me è scrivere una email a apply@leadthefuture.tech, che adesso lo posso anche scrivere in chat, e poi lì abbiamo un team che risponde a diverse domande, perché Lead the Future è una comunità di 500-600 persone, quindi riceviamo tante domande in generale, e magari io non sono la persona più adatta per rispondere alle domande, quindi scrivendo a quella email è probabilmente la cosa più adatta, e mi impegnerò per fare in modo di rispondere. Appunto, se la domanda ce l'hai anche adesso, magari ne possiamo parlare anche adesso. C'è un'altra domanda. Esistono dei mentor riferiti all'area umanistica che tu sappia? Questa è una domanda di Alice. Che io sappia, allora, per fare un passo indietro, il mentor è una figura che è quasi istituzionalizzata all'estero. Quindi anche se andate su LinkedIn, vedete un sacco di persone che dicono grazie al mio mentor per avermi aiutato nel mio percorso. Il mentor tendenzialmente si trova in due maniere. Una maniera è tramite un'associazione come Lead the Future, Mentors for You o che altra associazione. La seconda maniera invece è semplicemente chiedi a delle persone che stimi e che magari hanno fatto un percorso che ti interessa, cercando di andare oltre a quelle barriere che sono barriere soltanto nostre, nel senso non è che quelle persone non vogliono essere contattate, non è che se te scrivi un messaggio su LinkedIn quella persona non ti risponde, non ti vuole vedere assolutamente, non vuole dedicarti tempo. Se date dimostrazione di un interesse nel percorso di qualcuno, che sia il mio percorso, che sia quello di un filosofo o che altro, molto spesso quella persona sarà disponibile a condividere e lì si potrà creare un rapporto di mentorship, se si vorrà. Quello che fanno le associazioni di mentorship in realtà è una palestra per potersi trovare da soli e riuscire a mantenere da soli nel futuro un rapporto di mentorship. Il mentor di Lead the Future non è l'unico mentor che avreste nella vostra vita, ma è un percorso che vi insegna a mantenere un rapporto con una persona che sia più avanti di voi nella carriera nel lungo termine. E poi di mentor ne avrete tanti. Avrete quello a livello personale, a livello famiglia, quello a livello professionale, quello per compriamo casa, quello degli investimenti. Però il punto che voglio passare è il mentor si può trovare sia da solo, e le associazioni come la nostra sono soltanto una palestra, un facilitatore per cercare di trovare dei mentor. Ma ad esempio, siccome quando io cercavo mentor non esisteva Lead the Future, e quello che ho dovuto fare è appunto scrivere a tanta gente su LinkedIn, e questo mi ha permesso di trovare delle persone con cui sono ancora in strettissimo contatto adesso, e posso sempre affidarmi quando c'è delle decisioni importanti da fare. Grazie. C'è un'ulteriore domanda, che però è simile alla precedente, di Sofia, che chiede invece mentor nell'area scientifica biotecnologica. Immagino che la risposta sia simile, però se vuoi aggiungere qualche commento. No, il nostro percorso si riferisce a STEM, quindi tutti quelli che sono Science, Technology, Engineering e Mathematics. Quindi biotecnologiche, bioingegneri, biomedici,
abbiamo un tot di mentor che fanno riferimento a questi settori. I mentor, che tipi di figure sono? I nostri mentor tendenzialmente sono persone che hanno un percorso di eccellenza, che siano, non so, dei ricercatori o postdoc, o che comunque magari hanno PhD. Quindi il 50% delle persone che abbiamo hanno PhD da diverse istituzioni, sia italiane che estere, dall'MIT a Stanford a Cambridge, quasi la maggioranza probabilmente ha dei PhD all'estero, oppure sono delle persone che sono nelle industry, in delle aziende di rilievo, che hanno avuto un percorso che li ha distinti da molte altre persone, che sia da ingegnere in Silicon Valley, oppure da ingegnere in Silicon Valley che poi è tornato in Italia e ha lanciato un'azienda, o anche da ricercatori che hanno fatto hanno vissuto entrambi i mondi e magari adesso sono tornati in Italia.